Buonasera. Allora, non c'è dubbio che il PD abbia vinto queste elezioni amministrative. 11 capoluoghi su 11. Tra poco li riassumiamo. Il voto in Sicilia è ancora in corso, un voto molto delicato, molto importante. Ricordiamolo, è una regione dove il PDL è fortemente radicato, dove il Movimento 5 Stelle è sbarcato letteralmente a nuoto con Grillo qualche mese fa. Vi daremo noi, perché vanno a rilento, i risultati mano a mano delle principali città dove si vota: Ragusa, Siracusa, Messina e Catania. E tra poco commenteremo, quasi subito, tra pochissimi secondi, con Matteo Renzi questi risultati elettorali, poi con altri importanti e prestigiosi ospiti e analisti. Però ricapitoliamo la situazione, cominciamo da Roma. A Roma Marino ha vinto a mani basse il ballottaggio, siamo quasi al 63-93%, è il nuovo sindaco di Roma. Vediamo cosa è successo a Brescia, che era una città delicatissima, una sfida importantissima. Adriano Paroli, sindaco uscente, ha perso e anche qui vince il PD con Emilio Del Bono, 56,53%. Andiamo a vedere che cosa è successo a Treviso, città che è stata per molto tempo roccaforte della Lega, di Gentilini. Giancarlo Gentilini è stato a lungo il RAS di Treviso, perde a vantaggio di Giovanni Manildo, altro candidato del PD. Anche qui una cittadella espugnata dal PD. Poi vediamo che cosa è successo a Siena. A Siena, dopo lo scandalo Monte dei Paschi di Siena, Bruno Valentini del PD vince, a dire la verità vince di stretta misura. Già c'era stata sorpresa che non ci fosse, che si fosse andati al ballottaggio. Ricordiamo, Siena è una roccaforte del PD da molto tempo, 52%, comunque il PD passa col suo sindaco. Vediamo poi ancora ad Ancona. Ad Ancona vince col 62,6% il sindaco del PD. Ad Imperia il PD vince con il 76,14%. Ricordiamoci, Imperia, città molto tempo dominata dall'ex ministro Scajola del PDL. Poi ad Avellino vince il PD anche qui con Paolo Foti 60%. A Viterbo c'era un ballottaggio delicato, difficile, vince il candidato del PD Michelini col 62,9%. A Iglesias in Sardegna vince il PD al 51,68% con Emilio Gariazzo. A Barletta vince l'ex portavoce del Quirinale, del presidente napoletano Pasquale Cascella, del PD col 62,89%. Lodi, Lombardia, anche qui il PD passa, 53,62%. Allora, per quanto riguarda questi sono i dati. Altrettanto importanti sono i dati sull'astensione, e di questo ne parleremo stasera. Un'astensione altissima, hanno votato come media nazionale, credo più o meno, ora se mi fate vedere i dati, ma siamo intorno al 59% per quanto riguarda questi dati che mi state facendo vedere abbiamo un'astensione del 30,8% a livello nazionale. Ricordiamo che a Roma ha votato il 47% degli elettori, meno di uno su due, scendendo ancora dal catastrofico dato di due settimane fa. Infine ci sono i dati in Sicilia. Vi anticipo sui dati in Sicilia che siamo indietro, come dicevo. Abbiamo qualche cartello su come sta andando, datemeli per cortesia. Cominciamo un attimo con Messina. A Messina 55 sezioni scrutinate su 254, il candidato del centro-sinistra Calabro è al 52,21, Garofalo del centro-destra 19,20, Movimento 5 Stelle al 2,68, però ricordiamo sono 55 su 254. E questi dati sono dati che sono stati anticipati dall'ANSA, non sono dati ufficiali. A Ragusa abbiamo 16 sezioni scrutinate su 71, con il centro-sinistra avanti al 27,5, Antoci del centro-destra al 15,4, che se la batte quasi alla pari 15,7 per Piccitto del Movimento 5 Stelle. A Catania ci sono delle indiscrezioni, così dice l'agenzia. Secondo le prime indiscrezioni fanno ipotizzare che arrivano dai partiti, dalle segreterie dei partiti in lizza, si ipotizza una vittoria del centro-sinistra al primo turno con il candidato Enzo Bianco che sarebbe a circa il 52%, in questo caso non si andrebbe neanche al ballottaggio. Questi per ora sono i dati che abbiamo. Naturalmente ne parleremo e ne parleremo subito con il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Buonasera sindaco. Buonasera a lei. Allora,
Devo dire che è un dato molto sorprendente. Cominciamo dai fatti positivi. Il PD ha preso tutte queste città, insomma, anche inaspettatamente. Tra l'altro passa anche in zone che sono fortemente, in cui il PDL era fortemente radicato, nella zona della Brianza, nelle zone berlusconiane. Noi arriviamo da un quasi funerale del Partito Democratico. Partito Democratico in macerie, Partito Democratico che riesce a non vincere le elezioni. I franchi tiratori su Prodi, le dimissioni di Bersani, la reggenza di Epifani, il caos in sostanza. Nel momento del caos arriva questo filotto. Allora, lei come lo spiegherebbe a un elettore del centro-sinistra questa sorta di schizofrenia? Come la può spiegare? Cosa può capire un elettore da questi dati? Io non credo che sia una schizofrenia. Oggi è un grande giorno di festa per i tanti comuni dove il centro-sinistra ha vinto. È un filotto, dice lei. Nel momento peggiore vinciamo in Friuli Venezia Giulia con Deborah Serracchiani, proprio nei giorni dei franchi tiratori. Subito dopo ci sono le elezioni, il primo turno, e vinciamo in alcuni comuni anche importanti. Noi vinciamo a Vicenza con Achille Variati al primo turno, che è una cosa che era impensabile, considerando che il Veneto anche nelle elezioni del 25 febbraio ci aveva visto sconfitti. E poi al ballottaggio facciamo l'Amplen, ovviamente contenti per il risultato di Roma, però mi faccia dire che accanto alla gioia per Roma c'è l'entusiasmo puro da Treviso, dove Giovanni Manildo ha vinto contro Gentilini, il cacciatore di nutrie. Ma Giancarlo, sai che lui voleva portare via le nutrie dai canali e le nutrie si sono alleate col PD, probabilmente. Lui non è che cacciava solo le nutrie, cacciava gli emigrati, insomma, ha fatto diverse cose Gentilini. In una cornice in cui sconfiggere la Lega in quel territorio lì era accaduto anche a Vicenza, perché anche a Vicenza la candidata era leghista, la candidata contro Variati era leghista, ha un significato doppio. Vale per Brescia, ma vale per arrivando fino a Molfetta o a Barletta. Bene, in questa cornice io credo che ci sia un segnale di grande speranza per il centro-sinistra. Non è più come prima che il PD nazionale aiuta i sindaci a vincere, è il contrario. I sindaci sul territorio danno un segnale di speranza al Partito Democratico. Dopodiché, detto questo, e tutti entusiasti per come sono andate le cose, io un po' ho girato in campagna elettorale, le dico che vedendo le facce dei candidati, le facce delle ragazze e ragazze che si sono messi in gioco, c'è un entusiasmo dopo. Io oggi sono contento per Siena, naturalmente, perché non era facile per il mio amico Bruno Valentini vincere. Era il suo candidato, diciamo. Il candidato del PD. Sì, insomma, più però vicino le dico, a lei. Mi fa dire che la vittoria di un ragazzo a Salso Maggiore, Filippo Fitelli, 29 anni, che si è iscritto al PD, diventato segretario, ha vinto alle primarie e nella terra di Beppe Grillo, perché Salso Maggiore è a due passi da Parma, dove un anno fa Pizzarotti ha segnato il risultato più importante e più interessante del Movimento 5 Stelle, dimostra che se il PD utilizza parole di speranza, di passione e di entusiasmo, noi riprendiamo e battiamo anche i 5 Stelle o, come nel caso di Salso Maggiore, la lista civica. Tutto questo per dire che cosa? Che se il PD fa il PD, o meglio, se i candidati del territorio ci mettono la faccia e sono credibili, si vince. Ricordiamoci che ci sono dei problemi. Morale, adesso arriviamo ai problemi subito. Morale, i sindaci sono all'altezza, la dirigenza nazionale no. Questa è una sintesi che lei fa, molto sì, efficace. Io la faccio, però io non accetterò mai di farle la polemica il giorno in cui si vince. Una volta che si vince, Formigli, faccia bravo. Una volta che si vince non ci faccia litigare, siamo tutti così contenti. No, il punto è un altro. Chi ci avrebbe voglia? No, io no, guardi, io sono di un sereno, tranquillo, rilassato. Sono stranamente, fin troppo rilassato forse per... È pericolosa questa situazione. No, non sono pericoloso. Dico che c'è un problema che ci riguarda naturalmente, che è quello dell'astensionismo. Perché noi dobbiamo essere felici. Da domattina questi signori non è che vanno soltanto a festeggiare. Stanotte festeggiano tutti. Spumante, bollicine e champagne per tutti. Poi da domani mattina questi c'hanno da governare. Se lo faccia dire da un sindaco, si trovano in una situazione in cui la finanza locale è devastata, in una situazione in cui spesso ci sono da ricostruire comuni, non soltanto nei comuni dove governavano gli altri. A Barletta, Cascella, si trova un comune dove il centro-sinistra aveva litigato e si era andati a votare prima. Quindi un pochino abbiamo incontrate queste storie, le conosciamo. Quindi da domani mattina questi signori hanno da lavorare e avranno bisogno dell'aiuto di tutti per poter far bene e rispondere a queste speranze. Però guai a noi se da un lato sottovalutiamo il risultato, che quindi è positivo, dall'altro facciamo finta di non vedere che uno su due di italiani non ha votato. Questo è un punto importantissimo, visto che lei ci tiene a parlarne, anch'io molto. È un dato senza precedenti, cioè qui siamo a un elettore su due che non va a votare. Che cos'è secondo lei
questo astensionismo? È la delusione per un cambiamento che non c'è stato? Cioè, noi abbiamo vissuto un anno di grandi cambiamenti, anche di grandi speranze. Non possiamo negare che queste speranze sono state legate a lei, alla stagione primaria, a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle. Secondo lei, perché oggi questa botta di astensionismo? È difficile dare un quadro complessivo in poche parole, ci provo in sintesi estrema. Uno, il dato dell'affluenza non è un dato diverso dagli altri paesi europei, però noi partivamo da un livello molto più alto, quindi è preoccupante. La gente inizia a essere stanca di promesse che non sono mantenute. Non lo direi per Grillo o per le primarie, lo direi per il fatto che da 30 anni si continua a parlare degli stessi argomenti. Bisogna fare la riforma della burocrazia, bisogna fare la riforma della scuola, bisogna fare la riforma della giustizia. Ormai l'hanno imparato anche i bambini. Poi quando si arriva a sciogliere i nodi, che succede? Tac! Ti fanno una commissioncina per affrontare il problema che basterebbe affrontare senza bisogno di chiamare i saggi. Cioè, anche uno poco saggio sa che la burocrazia va cambiata in Italia, non c'è bisogno dell'intelligentone, basta un ragazzo di strada qualsiasi. Allora, c'è questo senso di stanchezza da parte della gente. E questo è un primo tema. Ce n'è un secondo che dobbiamo lasciare lì. Occhio! Perché se facciamo i conti in vista delle politiche sulla base delle amministrative e ci dimentichiamo cioè che c'è la bassa affluenza, l'alto astensionismo, occhio che arrivi qualcuno che mobilita, porta a votare più gente e le percentuali ti fregano. Mi spiego. Noi oggi stiamo ragionando di una gara in cui abbiamo vinto, abbiamo fatto il sorpasso al PDL in retromarcia. Il PDL ha perso tanti voti, noi un po' meno. Quando si dice, centrodestra dice, senza Berlusconi perdiamo voti. No, loro perdono voti anche con Berlusconi. Dal 2008 al 2013 Berlusconi ha perso 5 milioni di voti, un milione l'anno. Voleva fare un milione di posti di lavoro, ha perso un milione di voti l'anno, perché è passato da 15 a 9,9 milioni di voti nel 2013, con Berlusconi candidato. Il punto è che in questo momento vince chi ne perde meno. Ah, questo è un problema, però è anche un'opportunità, e finisco su questo, cioè... Se arriva una candidatura, o più candidature, che risvegliano l'entusiasmo, che riscuotono la passione, che rimettono in campo l'energia del paese, che danno un orizzonte e una visione, magari quello che si è astenuto lo riportiamo a votare. Sta parlando di lei? No, sto parlando della politica, che è una cosa più seria di me. No, cioè parlava di una candidatura, insomma. Ma è evidente che ci vuole una candidatura, non è che ci arriva Mago Zurlì e dice tocca a te. Ci no, vuole una... Però è interessante questo, è bella perché quello che lei sta dicendo, politica... Renzi, è interessante perché lei nel giorno di questa vittoria dice per riaccendere la passione politica e superare l'astensione ci vuole un candidato che riaccenda le passioni e che naturalmente venga anche, come dire, espresso da una base molto ampia, no? Poi ne parleremo. Questo vale però, per il PD e per il PDL. Questo vale per il PD e il PDL. Posso provare a tradurre il messaggio che si può dare è che è pericoloso per il Partito Democratico oggi cullarsi sugli allori o pensare che la stagione delle larghe intese... di Guglielmo Epifani, di questa situazione diciamo di pacificazione sia, come dire, il motore di questa vittoria. Io suggerirei a tutti, a Epifani, a tutti gli altri, a Renzi, a tutti gli altri, sì, di non pensare che si vinca a Treviso perché c'è uno a Roma, ma si vince a Treviso perché c'è uno a Treviso che si chiama Manildo che ha vinto. C'è uno a Brescia che si chiama Del Bono che ha fatto l'accordo con Laura Castelletti, lista civica, che ha vinto. Non mi faccia fare l'elenco perché non sono stati tanti quelli che hanno girato in questa campagna elettorale. La faccia fuori nelle piazze non ce la mettevano in tante. Siccome a me talvolta mi è capitato, le dico che vorrei dare il merito di questa vittoria a chi ce l'ha il merito, che non sono i partiti centrali ma sono i candidati sul territorio. Questo bisogna farlo. Lei dice è merito del governo delle larghe intese? Non lo so. A Roma ha vinto Ignazio Marino, che ha votato contro, quando è stato in Parlamento, ha votato contro. Secondo me sbagliando, ma io lo rispetto, ha votato contro le larghe intese. Lei se l'aspettava una vittoria così clamorosa di Marino? Beh, Ignazio Marino ha fatto una bella campagna elettorale, ha vinto le primarie, ha vinto le secondarie. Oggi si può stare a discutere quanto vuole se ha più vinto Marino o più perso Alemanno, perché i romani a un certo punto si sono trovati a un bivio, se volevano cambiare sceglievano il DAIE di Ignazio Marino, che era il suo slogan della campagna elettorale. Se gli andava bene quello che avevano visto, diceva DAIE? Avrebbe usato lei, no? Vabbè, a Roma che deve dire? Deve dire, mi chiama Emma a Roma. A Roma dovrà dire DAIE, mi sembra doveroso. Se volevano rimanere come erano, si tenevano alle mani. E io credo che
Una delle cose interessanti di questa tornata elettorale è che c'è un'esigenza, un'urgenza di cambiamento, che è bella. Cioè io guardo il lato positivo di questa campagna, di questo ballottaggio. Dopodiché, signori, il governo delle larghe intese non dipende dai risultati amministrativi di Siena o di Avellino. Anche perché poi altro discorso interessante sarebbe come la base del PDL ha voluto punire i leader di riferimento. Le faccio tre esempi al volo. Avellino, De Mita, Imperia, Scajola, Veneto, diciamo Treviso, la Lega. Gentilini. Hanno voluto far fuori quelli che c'erano e che gestivano. Secondo me giustamente è un... Cioè è sbagliato dedurne un dato nazionale, secondo lei? Un dato nazionale che il PD sia in questo momento in sorpasso sul PDL a livello locale mi sembra evidente. No, no, io parlo a 16 a 0. Parlo a livello nazionale. Cioè, abbiamo perso Pumezia. Ora, voglio dire, fare una deduzione a livello nazionale, gonfiare il petto e dire... Siamo occhio. Davanti al PDL, Berlusconi è in declino, è un rischio fare questo ragionamento sì, per il suo partito? Questo tutte le volte che il PD è sicuro di aver già vinto, perde. Quindi anche solo per Scaramanzia, siccome il PD è capace di far tutto, anche di sbagliare i gol a porta vuota, come è avvenuto il 25 febbraio, io dico, prima di ragionare, portiamo a casa il risultato. Per dirla con Trapattoni, noto filosofo contemporaneo, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi noi stiamo sereni quando abbiamo vinto. Fino a che non abbiamo vinto stiamo buoni. Dopodiché è interessante, molto molto interessante, capire da cosa deriva il futuro del governo. Non è dal risultato di Barletta. Il governo andrà bene se e soltanto se farà le cose. Cioè se farà le riforme di cui parla da tempo la politica italiana, se si occuperà delle questioni concrete, del lavoro, dell'emergenza occupazionale. Ha fatto qualcosa finora? Ha iniziato, naturalmente non è facile. Io stimo molto Letta. Letta è una persona seria. Si trova in una cornice mica facile, poveretto anche lui. Vorrei vedere lei a governare con Brunetta e con Schifani. Cioè lui è bravo, io non ce la farei. Lui è molto bravo. Lei non, molto ce, non ce la farebbe lei. Ma non ce la farei, è evidente perché. Perché è evidente. Però a un certo che... punto lei... A un certo punto lei si era fatto avanti come candidato premier. Francamente quando poi... è stata una delle rare volte in cui non mi sono fatto avanti. Vabbè, lei disse senso, che Berlusconi non l'aveva voluto, no? Si scrisse che Berlusconi aveva messo il veto sul suo nome, no, se lo ricorda. Come mi ha detto Berlusconi non è il veto, è che non mi volevano, che è una cosa diversa. Non la volevano, però lei ci sarebbe andato. Guardi, io credo che il governo delle larghe intese non avrebbe potuto trovare una guida migliore di Enrico Letta, perché Enrico è una persona molto seria, molto competente. Sta facendo un grandissimo ragionamento sull'Europa, che io rispetto, perché sta cercando di portare i temi della disoccupazione giovanile al vertice europeo. Sta cercando di trovare delle soluzioni per cui l'Europa non sia soltanto la patria del nostro scontento, ma si possa vedere agli altri paesi europei anche come modello. Oggi c'era un'intervista sul Corriere della Sera, non so se lei l'ha vista, al ministro del lavoro tedesco, una signora di 53 anni, 7 figli tra l'altro, mi ha colpito, e che ha fatto tutta una serie di riflessioni molto interessanti su come funziona il sistema del lavoro tedesco, su come funziona il sistema della formazione professionale tedesca, che non è un giocattolino che serve a tenere in piedi i carrozzoni burocratici delle agenzie di formazione che spesso fanno l'interesse più dei formatori che non di quelli che devono essere formati in Italia. No, quello è un sistema vero, dove c'è un ragazzo che vuole fermarsi un attimo e imparare a fare un mestiere, glielo insegnano. C'è un sistema per cui il 71% delle donne lavora. Lei dirà, cosa vuol dire? Sa quant'è la percentuale in Italia? Il 49%. Cioè noi abbiamo delle percentuali medio orientali, non scandinave, sulla percentuale di donne che lavorano. E sa perché, dice la ministra? Perché c'è una rete di servizi che funziona. Perché ci sono gli asili nido che per legge vanno a tutti. Sa qual è la percentuale degli asili nido in Italia? Il 13%. Sì, sì, il 13%. A Firenze è il 39%. Sì, ma sì. In Italia è il 13. Non ci sono... E comunque Firenze, che è poi la terza città in Italia, è comunque più bassa. Arriviamo al tema dei soldi, Renzi. Io voglio rimanere sulle argentese. Ma questo per dire che in Europa bisogna anche copiare le cose che funzionano. Non si può continuare a dire la Germania è un problema. La Germania su alcune cose fa meglio di noi, copiamola. Cioè, senta, impariamo ma a fare le cose lei più dice bene. Le e Letta su questo è bravo. Le larghe intese da questo voto amministrativo, secondo lei, escono rafforzate o indebolite? E secondo lei le larghe intese quanto devono durare? E per fare che cosa? Cioè quando è che deve andare a casa questo governo delle larghe intese, secondo lei? Allora, le larghe intese sono la sconfitta del centrosinistra e della politica. E anche del centrodestra, in altri aspetti. Però il centrodestra si aspettava già di perdere, sicché l'ha presa meglio. Perché? Perché le larghe intese le facciamo perché noi abbiamo perso le elezioni. Se noi le avessimo vinte non avremmo governato con Brunetta e con Schifani. Chiaro, no? O dico Brunetta e Schifani non perché ce l'ho con loro, ma perché sono i capigruppo del PD, del PDL alla Camera e al Senato. Se no tutte le volte Brunetta fa un comunicato e stampa. E lei li stima? Chi?
Brunetta e Schifani? Ma stimo più altra gente, diciamo, però okay. Che vuol dire? Ho grande rispetto però, perché quando Dario Fo ha fatto la battuta contro Brunetta per la sua statura, per la sua altezza, io mi sono arrabbiato. Perché noi non dobbiamo prendere in giro le persone per le caratteristiche fisiche. Anche perché con tutte le cose che dice Brunetta, ci sono tanti motivi per attaccare Brunetta, che uno potrebbe prendere quei motivi lì, anziché andare a fare battute demenziali per le caratteristiche fisiche delle persone. Detto questo, io rivendico il diritto di non stimare, dal punto di vista politico, Brunetta e Schifani. Lei non si offenderà. Allora, quanto dura? Quanto devono durare le larghe intese? Le larghe intese devono andare a casa? Non sono una batteria di un telefonino, uno yogurt, le pile di una torcia. Cioè non hanno una durata prestabilita. Le larghe intese sono il risultato di una sconfitta elettorale e oggi sono, a giudizio del presidente Napolitano e dei partiti politici, dei membri della Camera e del Senato, sono l'unica soluzione. Cioè hanno detto, ragazzi, o così o non se ne fa altrimenti. Dipende da cosa fanno. Le faccio un esempio. Se il Parlamento che ha dato la fiducia alle larghe intese riuscisse a abolire il Senato, mi rendo conto che non è facile, perché è come un tacchino che anticipa il Natale. E tacchino non sul tetto, ma un tacchino, insomma, non è facilissimo che il tacchino anticipi il Natale. Però se riuscissero a fare tacchino sul tavolo, diciamo, perché sul tetto. Non so dov'è il tacchino, io mi sono perso l'ultima volta che era sul tetto, spero l'abbiano ritrovato. Il problema qual è? Se finalmente riescono a abolire il Senato e dicono, siccome c'è da fare il disegno di legge costituzionale, cioè una procedura più lunga, aboliscono il Senato, trasformano la Camera in una Camera secca dove si fa il procedimento legislativo, il Senato in Camera delle Autonomie dove siedono senza indennità i sindaci e i presidenti di regione, cioè non con altri soldi, semplifichi la procedura, risparmi soldi, dimezzi no, ma diminuisci quindi i costi della politica, ma prenditi 6 mesi in più e fallo. No, ma perché se arriva Letta e dice, ragazzi, io ho bisogno di un anno in più, però vi faccio le cose che da 10 anni non mi state facendo. Letta ha detto questo governo dura 5 anni, lo ha già detto Letta, questo governo dura 5 anni. Letta ha detto che il governo può durare fino a 5 anni e che secondo lui c'è bisogno di 18 mesi. Io non entro nel merito, per me possono essere 18, 24, 6, 36, chi se ne frega, anche così la diciamo davanti a lei e la diciamo così a chi ci ascolta, al pubblico in sala, io non sono mica interessato a cercare di capire quanto dura Letta, perché subito dopo bisogna arrivare noi. Guardi, se Letta fa le cose, fa il bene dell'Italia. E se fa il bene dell'Italia, io prima di essere un candidato, sono un italiano e voglio bene al mio paese. E se fa le cose, io faccio il tifo per Letta. E non me ne interessa se salto un giro io. Preferisco saltare un giro io che salti il mio paese. Diverso è il ragionamento se Letta non fa niente, se lo costringono a non fare niente. Per come conosco Letta, sono certo che lui farà di tutto per fare le cose davvero. Spero che i partiti gliele facciano fare. Senta, naturalmente poi arriviamo a questo punto, poi arriviamo alla sua possibile candidatura alla segreteria, però visto che c'è questa grande questione delle cose da fare, noi siamo stati bombardati dal tema del porcellum, della legge elettorale, la prima cosa, facciamo un governo e faccio la legge elettorale così si arriva a votare, eccetera. La legge elettorale è sparita dall'orizzonte, si parla d'altro. Si parla del Senato, si parla del presidenzialismo, del semipresidenzialismo. Allora, siamo andati da Sartori, politologo, professor Sartori, autorevole, prestigiosissimo signore, che la vede così. Senta cosa diceva Giovannini. Parla anche di lei. Professore, è tutto pronto. Ci sono i 35 saggi. Le riforme istituzionali si faranno. Lei è contento? Io non sono contento per niente. E non è detto che le riforme costituzionali si facciano. E poi si possono fare malissimo, che è la probabilità più alta in questo caso, perché si chiamano saggi, ma sono saggi. Nessuna buona Costituzione è mai uscita da 35 più 40 persone. E poi devono favorire certi interessi. Qui c'è in gioco la salvezza di Berlusconi, che è un grosso motivo deformante. Senta, però si sono dati tempi molto stretti, hanno detto 18 mesi facciamo tutto. Sì, io prendo le scommesse, ma una Costituzione schifosa si fa anche in meno, voglio dire. L'America Latina non ha fatto che fare e rifare Costituzioni negli ultimi 30-40 anni, una peggio dell'altra. Però c'è bisogno di riformare l'assetto costituzionale. Ma io ho sempre sostenuto il semipresidenzialismo francese, quello vero,
fondato su un sistema elettorale di doppio turno. Ma la cambiano questa legge elettorale? Ma se non la fanno sono in malafede e sono veramente dei delinquenti, perché è sganciata. Non c'è nessun nesso tra la riforma del sistema elettorale e la riforma del sistema costituzionale. La legge elettorale è materia di legge ordinaria. Si fa in un giorno, se si vuole. Ma perché dicono che prima va fatta la riforma costituzionale? Perché l'argomento è pretestuoso. Cioè loro, siccome sanno che la riforma costituzionale forse non va in porto, così restano con il porcellum. Sogna il Quirinale, Berlusconi? Sì, penso. Io non sono un intimo amico, come puoi immaginare, quindi lo indovino. Ma questo lo metterebbe a posto. Lei è appunto per un modello semipresidenzialista. C'è chi teme derive plebiscitarie. Questa storia delle derive plebiscitarie mi convince meno in un sistema semipresidenziale che nel sistema attuale che abbiamo oggi, che è pieno di derive plebiscitarie. Come le vede lei queste larghe intese? Le vedo come necessarie, ma fatte da partiti inadatti. In Germania le grosse coalizioni hanno funzionato perché hanno partiti normali che non sono nati e vissuti per scannarsi. Il PDL si regge sulla bravura di Berlusconi, che in campagna elettorale è straordinariamente bravo. Il PD ha perso il suo lustro di partito di sinistra. È un partito politico in cerca di un ideale che non ha, e quindi è frantumato. Le sta simpatico Renzi? Io sono fiorentino, ma insomma non è che lo conosco bene. Ma comunque è abile, simpatico, furbo, molto ambizioso, questo non è un male, ma non so quanto preparato per fare il leader oggi di un partito difficile come la sinistra e il PD. Ma secondo lei ha perso un po' un treno Matteo Renzi? No, secondo me sì, quanto a treni si destreggia benissimo, ne perde uno, ne passa un altro. Secondo me, ma questo è detto come congettura, secondo me è un peso piuma, ecco, non un peso massimo. Sempre tagliente, professor Sartori, con tutti. Fiorentino. 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 Se l'hai mai sentito dire peso piuma lei da qualcuno? Ma guardi, sono entusiasta, vedendo la pancetta che ho, fa giustizia di tante copertine di Chi, quindi va bene così. Però c'era una foto mia su Chi dove avevo una pancetta fuori, sono un peso piuma, molto leggero. Ma no, non era concordato il servizio su Chi? No, francamente l'hanno no. Presa così. Non so se lei è abituato a servizi concordati. Come no, lei io, a me non me l'hanno mai fatto, quindi sarebbe beccato, un disastro. Ma hanno beccato con la pancetta. No, sarebbe sulla pancetta, non lo so. Al di là di tutto, Sartori dice cose molto interessanti ed è anche del tutto comprensibile e rispettabile che abbia dei dubbi su di me. Penso che sia interessante la parte in cui lui dice occhio, che se si vuole la legge elettorale si fa. E questo è il punto. È che lo dice a me. Perché lui dice, questa storia delle riforme costituzionali è un imbroglio. No, in qualche maniera volerla fare prima, considerarla propedeutica alla legge elettorale. Fa il Fiorentino anche lei, anzi. No, però dico, non lo dica così. Non c'è una connessione. Lui non dice un imbroglio. Fa un ragionamento diverso. Lui dice, comprensibilmente, non c'è una naturale correlazione tra le due cose. Punto. Ma è quello che diciamo tutti. Ma dice, non è perché cominciamo dalle riforme costituzionali, scusi? Perché cominciamo dalle riforme costituzionali e non dalla legge elettorale? Io mi chiamo Renzi. No, glielo chiedo, qual è la sua ipotesi? Io la penso come lei, cioè nel senso che la penso come Sartori. Credo che si sia fatto un tentativo di mettere in... Vediamo l'aspetto, bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto. Sì. Bicchiere mezzo pieno. È un generoso tentativo di cambiare le regole del gioco tutti insieme. Beh, mica male questo. Bicchiere mezzo vuoto è il tentativo di fare i furbi e di annacquare un po' il tempo e buttare la palla avanti, che poi tra 18 mesi nessuno se ne accorga. È difficile dare una risposta in questa cornice, però io da sindaco che le dico? Le parlo del presidenzialismo, del cancellierato, del semipresidenzialismo? No, le dico, nel frattempo c'è la gente che a casa vuol sapere che cosa si fa sul fatto di fronte alla crisi occupazionale più grande del dopoguerra. Cioè, va tutto bene la discussione sul presidenzialismo, semipresidenzialismo. Se alla fine decidono, io guardo anche fiducia, ma forse è vero, non c'è nessun tipo di doppio gioco, vogliono farlo davvero. Mi rimangono i dubbi perché se fossero d'accordo potrebbero dare un segnale sulla legge elettorale intanto, come segnale di buona volontà. Invece il rischio è che non essendo d'accordo sull'una non facciano neanche l'altra. Ma il punto centrale è che oggi noi abbiamo rifinanziato 1 miliardo di euro di cassa integrazione.
cosa importante. Ma lei è convinto? Lei è convinto che gli ammortizzatori sociali come ci sono adesso vadano bene? Perché oggi gli ammortizzatori sociali sono tali che se tu stai in una grande azienda e la cassa integrazione è bene. Se invece sei fuori, sei un artigiano, una piccola e media azienda, quelle piccole aziende che hanno fatto la fortuna dell'Italia, non hai nessuna tutela. Aggiungo, in Germania, per tornare al riferimento che facevamo prima, se no si parla solo della signora Merkel come spauracchio e non come modello, perché la Germania può essere anche un modello, mica soltanto uno spauracchio. Bene, in Germania che fanno? Tu perdi il posto di lavoro? Vuoi il sussidio? Sì, ma fai un corso di formazione professionale, così nel frattempo, se capita un'occasione, ti diamo un'altra. Lei sarebbe d'accordo per il reddito minimo di cittadinanza a questo punto? Il reddito minimo di cittadinanza non esiste. È quello casomai, che propone Grillo, no? Scusi, per esempio. No. Grillo utilizza termini che non conosce. Poi, se vuole, parliamo di Grillo. Lei ha visto il dato, certo, di Messina. Non so se sono dati veri, perché qui non si è capito. Aspettiamo la fine, benissimo. Ma è un dato basso. In soldoni, il Movimento 5 Stelle è un altro degli sconfitti di questa tornata amministrativa. Ma ne parliamo tra un attimo. Sì. Il reddito di cittadinanza lo prende chiunque, nel termine tecnico. Cioè diamo 100 euro, 500 euro, 1000 euro, non solo al ragazzo ventenne disoccupato o al cinquantenne cassa integrato, ma anche a Marchionne o a Benetton o a Agnelli. Perché questo è il reddito di cittadinanza, tecnicamente. Poi c'è il reddito sociale, il reddito civile, ci sono tanti vari modi di ragionare. C'è chi dice che bisognerebbe dare a tutti quelli che sono disoccupati un tot fisso. Io le dico, anziché preoccuparsi di dare dei soldi a chi non ha lavoro, che può essere un fenomeno transitorio, cioè lei per 2 anni ha perso lavoro, io le do dei soldi, nel frattempo la obbligo a fare formazione professionale e le dico, il primo lavoro che mi si libera lo devi fare. Non è che dici no perché c'è il reddito, se no io tanto mi danno lo stesso 1000 euro, ma sto a casa e chi si è visto, sto al bar a giocare a carte. No, può essere transitorio, temporaneo, vincolato a questo tipo di attività. Deve esserci, perché un paese civile è un paese in cui il talento e la carità si tengono per mano, dove il merito e la fragilità stanno insieme. Non è un paese dove c'è soltanto competitività, c'è anche solidarietà. Bene, in questa condizione può esserci, però bisogna modificare il giochino. Come è andata in Italia in questi anni? Questa politica degli ultimi 30 anni che cosa ha prodotto? Che le solite aziende prendono i sussidi, che le solite persone prendono gli aiuti e che c'è una fetta di popolazione che si fa il mazzo 14 ore al giorno che non ce la fa più, che ha un sistema del credito che stringe sempre di più i cordoni, perché le banche sempre di più stanno stringendo i cordoni, continuano i super bonus ma le aziende piccole vengono costrette a chiudere. E allora, a fronte di questo, lo cambiamo totalmente il sistema o continuiamo con il modello che abbiamo oggi? Questa è la vera questione di sinistra oggi. La sinistra vera è la sinistra che dovrebbe avere il senso della urgenza. Cioè, sa cosa mi colpisce a me? Mi colpisce il fatto che sembra che non abbiano furia, che non abbiano fretta, che non abbiano urgenza. Cioè, una mamma la mattina che cosa fa? Si alza la mattina, porta i bambini a scuola, corre di corsa a lavorare, torna di corsa e prende i bambini, fa tutto quello che deve fare e arriva la sera stremata, salvo poi accendere la televisione e vedere i politici che dicono faremo, riformeremo, decideremo. Un'azienda, un imprenditore, un piccolo imprenditore, un artigiano, lavora 14 ore al giorno, salvo poi vedere il politico che dice oggi abbiamo iniziato la riunione alle 11, abbiamo finito alle 5 e ci aggiorniamo a martedì. Perché lei questo passo, questa lentezza la riscontra questo oggi? Questo senso della urgenza del cambiamento, sarà che sono sindaco? Quindi che a me non me le raccontano, me le dicono in faccia, magari me le urlano dietro. Perché il sindaco sta in mezzo alla gente, va in bicicletta, si prende gli insulti, com'è giusto, com'è naturale, com'è normale. Lo dico ai miei neocolleghi che hanno vinto le elezioni, gliel'ho detto andando a fare campagna elettorale, è il mestiere più bello del mondo, però c'è anche da farsi un gran mazzo, da fare fatica. Bene, in questa cornice, questo senso del bisogno di fare le cose, mi colpisce che una parte dei politici non lo colga. A me ha colpito quando io dissi qualche mese fa, fate presto, fate qualsiasi governo, non importa quale, però fatelo se volete farlo, oppure andiamo a votare. E mi fu dato anche da qualcuno del mio partito, sei un demagogo, sei un qualunquista, sei uno che... No, è l'emergenza tempo che si fa sentire in tutta la sua forza e che io spero che finalmente chi sta a Roma capisca come fondamentale. Allora, facciano quel che credono, ma non rinvino più i problemi, perché la mamma che si fa tutto il giro, scuola, lavoro, figli,
alla necessità di avere delle risposte dalla politica, non di rinviarle a domani o a dopodomani. Allora, senta, siccome io voglio riprendere la questione della sua candidatura eventuale alla segreteria del PD. Tema che le farà crollare l'Udies. No, non credo affatto. Lei non anche perché che a casa interessi cosa faccio io? Secondo me sì. Secondo me sì, soprattutto che cosa farà il governo. Perché le sue vicende sono legate alle vicende del governo e anche del ruolo del governo, secondo me. Facciamo così, mandiamo il break, poi ricominciamo con la vicenda della sua segreteria e poi le voglio far vedere anche un filmato piuttosto scioccante, perché oggi voglio ricordare che si è ammazzato un commerciante a Ercolano, si è buttato di sotto, si è dato fuoco e si è buttato di sotto da un balcone perché non aveva avuto, sostiene lui, delle risposte dai comuni, ma lì entriamo in un mondo terrificante, quello dei comuni che oggi non hanno più risposte da dare perché non hanno neanche più quattrini e quindi abbiamo un problema di istituzioni legato alla crisi economica gravissima. Ne parliamo tra pochissimo tornando con Matteo Renzi. Allora, Matteo Renzi con noi per commentare questi risultati elettorali, ma anche la situazione del PD. Intanto, Alessandra Ferrari, siccome i dati sono molto lenti, l'affluenza dalla Sicilia, però ricordiamo quello che sta succedendo perché su Utrend, che è un sito solito molto aggiornato, molto informato sugli andamenti elettorali, ci sono alcuni dati, ce li vuoi ricordare? Sì, per quanto riguarda Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, se possibile. Sì, allora per Catania, ufficiali 46 sezioni su 335, Bianco il centrosinistra al 52,3%, Stancanelli centrodestra al 34,9%, Caserta per una lista civica al 7,4% e Adorno del Movimento 5 Stelle al 3,3%. Siracusa, qui i dati sono ufficiosi, 74 sezioni su 133, Garrozzo, centrosinistra al 31,3%, Reale, lista civica al 27%, Bandiera del centrodestra al 20,7% e Ortisi del Movimento 5 Stelle al 6,4%. Ancora posso darti Messina, 87 sezioni su 254, Calabrò del centrosinistra al 49,7%, a Corinti di una lista civica il 24,1%, Garofalo del centrodestra al 18,9%, Saia del Movimento 5 Stelle al 2,7%. Infine Ragusa, 46 sezioni su 71, Cosentini del centrosinistra al 28,2%, Piccitto del Movimento 5 Stelle, dell'unico che ha una percentuale rilevante, diciamo al 16,5%, Antoci del centrodestra al 15,1%, Platania lista civica 14,8%, Iacono lista civica 12,5% e Barone un'altra lista civica al 13%. Quel cartello non c'era. Sono dati, se confermati, perché sono ufficiosi, che sono stupefacenti in Sicilia. Per tanti motivi, immagini che Messina, se questi dati fossero confermati, tutte le, il centro-sinistra in una delle città storicamente più di destra della Sicilia rischia di vincere al primo turno. Vincerebbe al primo turno a Catania, dove tornerebbe a fare il sindaco Enzo Bianco, è in testa a Siracusa con Garozzo e poi c'è un dato, è in testa a Ragusa e c'è un dato incredibile del 5 Stelle, perché 5 Stelle Beppe Grillo, a Messina hanno meno del 3%, beh, sì, per esempio. Ora, non vorrei che poi domani venissero fuori dei dati diversi, certo. Perché con dati, mentre lo diciamo ai cittadini, i dati del ballottaggio sono definitivi, sono andati. A Messina tutti, sono 87 su 254 comunque, e siamo a 2,7%. È già un terzo dei voti, dei seggi, quindi sono dati che magari se ce la fa di poco, se non ce la fa non ce la fa di poco al primo turno. Ma se questi sono i dati, va al ballottaggio con un vantaggio netto e con un 5 Stelle che dimostra non che Beppe Grillo non avesse posto dei temi reali. Cioè, Beppe Grillo non ha sbagliato la domanda, Beppe Grillo ha sbagliato la risposta. Beppe Grillo non è la risposta ai temi sacrosanti della lotta all'antipolitica. Cioè, tu non combatti la brutta politica con l'antipolitica, combatti la brutta politica mettendo dei politici seri. Non combatti con il voto di protesta, cioè dicendo semplicemente noi non facciamo niente. I cittadini che ti hanno votato volevano che tu facessi qualcosa, non volevano che tu stessi a star sull'albero a cantare. E questo è un dato molto interessante, intanto perché potrebbe, secondo me, io glielo metto per iscritto, lo dicevo da un mese e lo ripeto adesso, creare una frattura evidente dentro il Movimento 5 Stelle in Parlamento.
Per adesso hanno litigato soltanto sugli scontrini, sui rimborsi spese, su ste robe qua. Poi appena si accorgono di essere in Parlamento, cioè a governare l'Italia, vedrà che litigano anche su cose più serie. E si rompono. Si rompono sicuro, cioè ormai hanno, è evidente. L'idea di stare soltanto a lamentarsi non funziona. L'idea di dire aspettiamo noi non esiste. Si è sentito mai in competizione con Grillo diretta? Quando Grillo dice Highlander, alla fine ne resterà uno solo. Lei si è mai sentito in qualche maniera l'altra possibilità, no, rispetto a Grillo, comunque, di incanalare il malcontento e il sentimento di nausea verso questa politica? Beh, tutta un'altra vita, nel senso che per mille motivi. Grillo è una vita che è un grandissimo uomo di spettacolo che ha fatto un sacco di soldi con i suoi spettacoli. Io sono uno dei suoi finanziatori. Che ha prodotto dei cambiamenti notevoli già adesso, perché insomma... Per esempio, il tema del finanziamento pubblico dei partiti lo ha posto lui. Parliamoci chiaro, se Grillo non avesse fatto questi risultati, oggi non avrebbe... No, lo so che lei ne ha parlato nel suo programma. Non però è che ho parlato del programma, è che io ho finito col camper perdendo le primarie, messo in garage il camper e è partito il camper di Grillo dicendo finanziamento pubblico ai partiti. Vabbè, però ma tutto diciamo bene, se vuole non copyright a lui, ma questo tema che il risultato, non può negare che il risultato clamoroso delle elezioni ultime di Grillo abbia accelerato diciamo, il cammino dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Su questo non c'è ombra di dubbio. Nel senso che io sono uno di quelli che diceva aboliamo il finanziamento passare pubblico. Passare da Schifani prima, a Grasso al Senato è comunque un passo Devo dire che se no noi non siamo mica ideologici con le fette di prosciutto davanti agli occhi. Meno male che tra gli effetti positivi di una grande presenza in Parlamento di 5 Stelle c'è il fatto che almeno il finanziamento pubblico ai partiti va verso l'abolizione. Quindi d'accordissimo su questo. Il punto però qual è? Il punto è che lo streaming non risolve il problema di trasparenza. Formigli, se lei ha 13 società all'estero, come scrive l'Espresso, non lei, diciamo, l'Espresso ha scritto a proposito di Grillo, ma vale per altri, se ci sono dei dati in cui la trasparenza si immagina di poter affermare che la trasparenza è soltanto mettere una telecamera in testa a uno e registrare e mettere online il confronto tra due persone, non si va da nessuna parte. La trasparenza è rendere pubblici tutti i patrimoni. Nel mio comune i cittadini con gli open data sanno quanto guadagno, quanto ho sul conto corrente bancario, 4.300 euro netti al mese. Verso qualcosa al partito locale, però non al partito nazionale. I suoi finanziatori li ha pubblicati tutti? Tutti, sul sito della Fondazione Big Bang Italia, tranne quelli che non hanno fatto la privacy, che sono il 18% del totale del contributo di 871.000 euro. Lei gliel'ha chiesto di uscire dalla privacy oppure è pronto a rinunciare al loro finanziamento se non escono dalla privacy? Ho detto che, visto che questo l'avevamo fatto prima, per tutte le campagne elettorali, tutti quelli che dovranno finanziare firmeranno anche il modulo della privacy. Dopodiché mi permette di dire che sono l'unico che ha messo online le spese e le entrate. Chi voleva le spese della campagna elettorale e gli ingressi, perché se lei le fosse venuta la malaugurata idea di dare un contributo, un versamento al mio camper, cioè andava sul sito, c'era una sorta di immagine grafica di un... pieno di benzina al camper e poteva dare da 5 euro, in tantissimi hanno dato una media di 8 euro. La media era 8 euro, piccole donazioni, e siamo arrivati a 871.000 euro della Fondazione Big Bang. Quindi lei trova tutto di me, magari anche cose non interessanti, il mio mutuo. Io ho un mutuo, le condizioni, un mutuo trentennale, cioè tutto il mutuo di casa mia, sto parlando. Cioè, le manca soltanto di sapere, come dire, che tipo di pizza mi piace e poi... Visto che lei ha discusso... No, però questo, scusi, è importante, perché questa è la trasparenza. Se invece lei pensa di fare, noi siamo quelli per lo streaming, sa che a Firenze, le racconto questa che magari fa ridere, i grillini si candidarono, gli aderenti al Movimento 5 Stelle, se no si arrabbiano, si candidarono 4 anni fa al Comune, io ero candidato anch'io, e il candidato sindaco, che oggi peraltro è un parlamentare dei 5 Stelle, disse noi faremo una grande rivoluzione, noi andremo in consiglio comunale con le telecamerine e riprenderemo le sedute del consiglio comunale. Io dissi bravo, però è da 6 anni che c'è già lo streaming in diretta, risparmia la telecamerina. Però non mi faccia... Perché nessuno guarda il consiglio comunale. Però non mi faccia quello che lei è più bravo dei grillini, perché è troppo facile. Hanno rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Se rinuncia il PD, io sono il primo a applaudire. Dovrebbe restituire il PD questi milioni? Sì. Restituirli? Lo dico da
un anno e mezzo. Lo dica, faccio un appello a Epifani, caro Guglielmo Epifani, restituisci i quattrini dei rimborsi elettorali, guardi, ci stiamo. Io non vorrei iniziare a fare un appello al giorno a Epifani, ieri ho fatto caro Guglielmo Epifani, fissa la data del congresso. Eccoci, ora, fermo se gli qua. Faccio un appello al giorno, fermo pensa qua. Che sia innamorato di lui. Perché lo so che lei vuole sviare sulla segreteria, allora lei è stato il rottamato. No, stavo bene quando si parlava di abolizione, di dimezzamento del numero degli assessori, queste cose qui che sono il mio evergreen. Lo so, perché non lei su fare, questo va facile, ma il discorso la verità, è questo. Li ho dimezzati gli assessori, vabbè. Allora, tanto non glielo volevo dire. Lei è stato il rottamatore, è stato l'outsider, è stato l'antipartito, antinomenclatura. Scrive un libro, ricordiamolo, uscito da poco, Oltre la rottamazione, quindi lei è già oltre la rottamazione. Si candida, forse, comunque sta pensando di candidarsi a segretario del Partito Democratico, poi ne parliamo. Lei non ha paura di diventare un altro da sé, di perdere, diciamo, quella freschezza, quella forza di opposizione al sistema, alla nomenclatura che lo ha reso forte fino adesso? Io faccio il sindaco, la cosa che mi rende forte è che le cose che dico le faccio. Poi magari qualcuno dice, stai facendo degli errori perché stai dicendo delle castronerie. Però se c'è un elemento che per me è molto forte è che agli impegni che ho preso nella mia città e anche nelle trasmissioni televisive quando si parla di lotta agli sprechi corrisponde un'azione concreta e coerente nella mia città. Quando io dico dobbiamo smettere di pensare che si viva soltanto in un indefinito presente, cosa ho fatto? Ho detto che nella mia città basta il consumo di suolo, stop a costruzioni su costruzioni su costruzioni, primo piano strutturale volumi zero della storia di una grande città. Cioè ho corrisposto con un impegno ideale, nobile, astratto, con cose concrete e pratiche tutti i giorni. Quando ho detto che noi bisogna investire sulla cultura, sa che c'era uno che diceva che con la cultura non si mangiava. Ora non c'è più, è desaparecido fortunatamente. Però Giulio Tremonti. Si chiamava Tremonti, sì. Quello lì diceva che con la cultura non si mangiava. Noi a Firenze abbiamo dimostrato che si può raddoppiare i metri quadri delle biblioteche, raddoppiare gli utenti da 560.000 a 1.100.000 però sta sviando, e investire la mia sui musei aperti anche sta di notte. Sta sviando la mia domanda. Musei comunali, non quelli statali. Sta sviando allora, la mia domanda. Dico, arrivo alla risposta. Io ho dimostrato questo, cioè che nel mio piccolo cerco, con tanti errori che faccio, perché nessuno è perfetto, anzi, io di errori ne faccio tantissimi, di fare del mio meglio per corrispondere concretamente. Bene, oggi, dice vuoi fare il segretario, non vuoi fare il segretario, perdi freschezza. Io non è che voglio fare io il segretario. Io vorrei che il mio partito non esultasse soltanto per la vittoria alle amministrative, che siamo tutti qui con la bandierina felici e contenti, ma una volta nella vita vincesse anche le elezioni politiche. Cioè, io mi sono rotto le scatole di questa sindrome, per cui per noi l'importante è partecipare. Arriviamo alle politiche e siamo olimpionici, cioè vincono quegli altri e noi ci accontentiamo. Perché questo accada, che sia Renzi o un altro, io sogno un PD che una volta nella vita ci dà questa gioia di vincere le elezioni. Lei vuole delle regole per diventare segretario. Le posso dire questo, lei vorrebbe delle primarie aperte a cui partecipare per diventare segretario del PD? Io non voglio nessuna regola ad hoc, regole ad personam ci sono già state. Io vorrei che si rispettasse lo statuto del PD che dice che entro il 7 novembre ci deve essere un nuovo segretario. Si può chiamare Epifani, eletto, si può chiamare Cuperlo, si può chiamare, dica dei nomi, Zingaretti, che nomi c'era in giro? Speranza. Speranza, Fede e Carità, tutti. Il punto centrale, Fede no. Ripensandoci, Fede no. Questa scusi. Ultimamente, povero Emilio Fede è anche un po' ribasso, insomma. C'è altre cose a cui pensare. Questa mi è venuta male. L'importante è che si rispetti la regola entro il 7 novembre. Quindi io ho detto ieri a Epifani, quali sono le domeniche prima del 7 novembre? Il 3 novembre? Bene. Il 27 ottobre? Faccialo, io sì, mi ma come devono funzionare seconda queste primarie? Seconda cosa, l'altra volta lei se le ricorda le regole. C'erano Bersani contro Franceschini e per l'appunto contro Ignazio Marino. Si ricorda? Furono sì, così? Certo. E ci furono delle primarie aperte dove i cittadini andavano, non come quelle dopo che le hanno un pochino chiuse. Non quelle di stumpo, diciamo. Non quelle, le stumpo style, che sono le stumpo primarie. Style. Stumpo style. Stumpo, tanto io non ce l'ho con Stumpo. Ma lei lo conosce questo Stumpo? Ma sì, ma è simpaticissimo. Ma vi parla, è simpatico? Ma sì, è uno. Lui ha detto che lei è un piagnone. Sì, i piagnoni a Firenze erano i frati di Savonarola. Che lei piange perché l'hanno fregata alle primarie, dice, no? Lui sa di che cosa si parla, stia tranquillo. Cioè però, lei Stumpo l'ha fregata? No, scusi, guardi, me la faccia dire così. No, attenzione, questo è un punto delicato. Nico Stumpo è
il dirigente organizzativo del partito. Quello che aveva in mano l'organizzazione e logistica delle primarie, le cose concrete. Quando Martini chiese di votare tra il primo e il secondo turno, Stumpo uscì con la frase più straordinaria di tutte le primarie, che oggi dobbiamo riderci sopra, che è: Margherita, se vuole votare, mi deve portare la giustificazione. Ora, lei si immagina la professoressa Margherita che va da Nico Stumpo a dirgli: ero all'estero per un convegno. Ora, sinceramente, c'è un limite anche all'assurdo. Noi abbiamo fatto, diciamo una cosa seria, abbiamo fatto una politica di respingimento ai seggi. Eravamo talmente convinti di aver vinto che abbiamo detto: sapete che il vostro voto non lo vogliamo. Io non so se avrei vinto le primarie, probabilmente, guardi, arrivo a provocarla, le avrei perse lo stesso. Però il centro-sinistra, se avessimo fatto primarie serie, non avrebbe perso le elezioni dopo, perché con la politica di respingimenti ai seggi è iniziata la sconfitta alle politiche. Allora, lasciamo stare quel che è stato, scordiamoci il passato. Il punto è un altro, il punto è il presente e, se mi permette, il futuro. Vogliamo finalmente costruire un partito che dia risposte non a Renzi, Speranza, Cuperlo e Epifani, no, che dia risposte alle insegnanti che hanno visto perdere il valore sociale. Sì, ma come le vuole queste primarie? Come le vuole? Come possono andare a votare quelli di 16 anni? Come devono fare la dichiarazione che sono di sinistra, che sono del PD? Come devono essere? Come sono state le primarie che hanno eletto Marino? Come sono state le primarie che hanno eletto Ambrosoli, lì è andata male? Come sono state le primarie che hanno eletto Pisapia? Come sono state le primarie così che le hanno vuole, eletto... le vuole tutte così. Le primarie, tranne una, tranne una volta, e lascio a lei indovinare quale, tranne quella volta lì, sono sempre state tutte uguali. Me lo fa dire a me, io ho vinto le primarie a Firenze nel 2009. Votavano i sedicenni, non c'era bisogno di portare le analisi del sangue. Non c'era bisogno? Non c'era bisogno di recitare a memoria il codice fiscale di Stumpo? Non c'era bisogno? Allora, se facciamo delle primarie normali... Ora non c'è magari... più Stumpo, c'è un altro Zoggia che... L'Ore Zoggia che è di fede come renziana, no? Se lei lo ridice, Zoggia la querela. Però... Ecco. Appunto. Evitiamo le discussioni sui nomi. Senta, siccome c'è un problema di tempi, lei ha chiesto però regole in fretta. Epifani ha detto un mese per dare le regole, però bisogna fidarsi a vicenda. Bisogna... bisogna fidarsi a vicenda. Io... Lei sono, cosa risponde, mi perdoni, io sono per fidarmi anche a Vicenza, perché il mio amico Achille Variati ha vinto al primo turno ed è una persona seria, quindi mi fido più a Vicenza che a vicenda. Si fida di Epifani o no? Certo che mi fido di Guglielmo Epifani, ma il modo migliore per fidarsi è che non cambino le regole che già ci sono. Dopodiché, siccome la data è già scritta nello statuto, siccome le regole le abbiamo già fatte l'altra volta, torno alla riflessione di prima. Perché rinviare? Ma non l'avverte un dirigente del PD questo senso di impellente cambiamento? Guardi che la cosa bella delle elezioni amministrative è che da domani mattina quei sindaci hanno da lavorare. Vanno in comune, fanno un passaggio di consegne e poi li porta il segretario comunale e inizia a portargli un pacco di dossier così, che inizia a dire: qui c'è il problema dei rifiuti, qui c'è il problema delle buche per le strade. Queste cose sono le cose di cui ci occupiamo. Mi dà un termine giorni. Per le regole sulle primarie? Un termine? Le regole andata. Per me non c'è termine, sono le stesse dell'altra volta. Basta. Non c'è motivo per cambiare se le regole. Fossero diverse, se fossero diverse da quelle dell'altra volta, lei si candiderebbe segretario o no? Non sono nemmeno semicandido con queste, perché vede, a differenza degli altri, questo me lo permetterà, io sono l'unico che dopo le primarie perse non ho detto: ho non vinto, ho pareggiato, ho fatto un bel risultato, ho detto: io ho perso. E sa cos'è accaduto? Che io sono rimasto nello stesso posto di prima. Sono l'unico di quelli che ha fatto le primarie che non ha chiesto il premio di consolazione. Io non sono in Parlamento, io non sono nella casta, io non sono a fare il sottosegretario, non sono a fare il ministro. Non sa se si candida. No, aspetti, sono rimasto lì perché l'avevo detto. Allo stesso modo le dico, oggi la vera scommessa non è quella di capire che cosa fa Renzi. La vera scommessa è capire se il Partito Democratico intercetta il bisogno di cambiamento che viene dall'Italia. Se non lo intercetta adesso, non lo intercetta più. Mi fate sentire un attimo Matteo Renzi, che rispose così a una domanda di Eva Giovannini alla Leopolda. Sentiamo un attimo questa breve scheggia. Se fosse segretario del suo partito, cosa farebbe nei primi 100 giorni per riformarlo dall'interno? È un rischio che non corro. Né io né il PD, diciamo. Non se, è... fosse, se... No, se fosse, che vuol dire? Se fosse Papa, che faresti? Cioè, è la stessa roba. Cioè.
ho più o meno le stesse possibilità di diventare Papa che non diventare segretario del PD. Guarda, io sono più interessato a cosa deve fare un leader di governo, perché parto da una cultura anglosassone per cui il segretario del partito la prima cosa che deve fare è andare al governo, e andare al governo per fare il capo del governo. Allora, vabbè, è chiaro che un po' sono cambiate le cose, no? Cosa è più probabile Papa... che lei diventi segretario che Papa adesso, parecchio più probabile, no? Ci sono quella cosa del Papa, per cui già ne abbiamo visti due, abbiamo già due. Ascolti, però il punto non è questo, chiaramente poi le cose un po'... Visto bella quell'immagine di Ilvo Diamanti che dice che una delle parole chiave del futuro dell'Italia è Papa Francesco. Vabbè. No, no, lo dico, no, aspetti, non per i cattolici. È un'indagine che è uscita su Repubblica, l'abbiamo presentata al Festival delle Idee di Repubblica a Firenze, non per i cattolici. Ovviamente per i cattolici, perché è cattolico, ha maggior ragione, immagino. Ma è interessante, è stata anche una discussione con Baricco che diceva proprio Papa Francesco, perché c'è un bisogno, secondo me, di autenticità, di genuinità e anche, me lo faccia dire, di un po' di speranza. Invece troppo spesso la sinistra non usa parole di speranza. È uscita in questi giorni un'indagine della CGIL che dice che fino al 2076 non torneremo ai livelli pre-crisi del PIL. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, io devo scommettere nel fatto che l'Italia tra 10 anni, se noi ce la mettiamo tutta, sarà la locomotiva d'Europa. Non che per 60 anni staremo male. Però non svii un attimo, il punto è questo. No, no, è un tema importante, hai ragione, però la questione che mi preme è questa. La vedo interessato all'argomento, diciamo. No, ma la questione è questa. Lei chiaramente, se diventasse un giorno segretario del PD, è per diventare poi, se vincesse le elezioni del PD, premier, no? Certo. Però uno si fa questo scenario, ma se il governo Letta durasse e facesse tutte le cose che lei si augura che faccia, no? Come farebbe poi a farsi da parte per fare spazio a lei? Io non credo che se il governo Letta durerà, il problema diventerà una corsa tra Letta e Renzi, come sostiene qualcuno. Se Letta fa le cose, l'ho detto prima, se Letta fa le cose per bene, io sono il primo tifoso di Enrico, ma il primo. Perché prima di essere un candidato, io sono un italiano e io voglio bene al mio paese. Il punto è se questo modello di governo di larghe intese funziona e se a quel punto un domani Letta o Alfano dall'altra parte si rendessero, come dire, i due competitor di una partita tra centro-sinistra e centro-destra. Io non glielo so dire oggi che cosa può succedere. Io so che se danno risposte ai problemi degli italiani sono contento. Se non li danno mi dispiace e che comunque non vivo tarantolato. Cioè io non è che dalla mattina alla sera penso come posso fare per andare da un'altra parte. Se volevo andare via da Firenze avevo già avuto l'occasione e invece sono rimasto a fare il sindaco perché ritengo molto più interessante fare il sindaco che non fare uno dei 1000 parlamentari. Senta, ma non detto è che quello lei... però poi vediamo che succede. Ci sono Letta, Alfano, Lupi, sono tutti ex democristiani. Lei è... E Franceschini, no? 4 ex democristiani, non so se lei si vuole definire un ex giovane democristiano, possiamo definirla così. Non lo sono mai stato. Vabbè, insomma, un giovane popolare, no? Margheritino popolare. Non è che questi giovani e simpatici democristiani la fregano da democristiani e la lasciano a Firenze? Guardi, se il massimo di fregatura che possono farmi è lasciarmi a Firenze, mi fanno, come dire, tutt'altro che un torto. Beh, credo che preferirebbe fare il premier, no? Ma non è un problema di che cosa faccio. Vabbè, ho capito, famiglia, ma non so come fai a dire. Vabbè, insomma, cioè, ognuno ha delle aspirazioni nella vita, non faccia sempre quello che dici io, perché lei non ci starebbe 30 anni a Firenze a fare il sindaco. A un certo punto si romperebbe le scatole, c'è, no? C'è una legge fortunatamente che non lo permette. C'è una legge fortunatamente, però insomma, non so se quello che applaude è Fiorentino che dice non ci sta 30 non ci anni sono e quindi Fiorentini. Ce n'è uno che ha applaudito, è Fiorentino, vabbè. C'è una legge in Italia che bisognerebbe ci fosse anche per il governo, che prevede che dopo che hai fatto due mandati non lo puoi fare. E quindi lei qualcos'altro dovrà fare, no? Sì, ma guardi, nella vita c'è anche, vabbè, la vita vabbè. È meravigliosa. Comunque oltre non può essere fregato dal suo amico Letta, questo è sicuro. Non ha che paura poi ci sia, se lei mi vuol chiedere se c'è un bel tasso di democristianeria nel governo, assolutamente sì. E la preoccupa questo tasso di democristianeria? Se fanno i democristiani e fanno funzionare le cose, bravi. Se fanno i democristiani per rinviare, per rimandare, per fare le commissioni, un po' mi preoccupa. Allora, Alessandra Buccini, rapidamente, poi abbiamo due domande conclusive. La mandiamo la Buccini? Ce l'abbiamo? Allora, questa pure a me è una pasticceria di 3 generazioni. Adesso questa strada, se lei si fa una passeggiata per il Corso Ercolano, su 60-70 attività ne sono rimaste 20-25. I commercianti di casalinghi, giocattoli, regali, oggettistica, di tutto. Siamo in un declino totale. Da quante, allora, da noi quanti siamo, guardi, dopo questo incrocio qua, avevamo 8 negozi, 7, 6, 5, 4, ne teniamo 3 ora.
Questo è il suo negozio, lo stilista dei fiori, insomma. Qui stanno le scarpe. È l'unica cosa che è rimasta. Cioè, ha fatto una cosa troppo atroce, un gesto troppo di protesto, ma non ho mai visto una cosa così. E ho visto che lui aveva un cappio al collo e stava, diciamo, appeso alla balconata. Poi si è buttato, poi non ho capito, ha preso fuoco. Il figlio poi, quando lui si è imbicato, io l'ho visto, ha cercato di tirare questa torcia umana, no, su. E invece poi il fuoco che ha consumato la corda e il cadavere è caduto. Lei è il figlio? Sì. Lo chiamano lo stilista dei fiori, io non voglio... No, non era lo stilista dei fiori. Era dai più di 60 anni che sta sul corso a fare sto lavoro qua, il fioraio. Cioè, insomma, andava da generazione, da padre a figlio. Che cosa l'ha portato a fare una cosa del genere? Era arrabbiato? Che cosa è successo? I politici. La crisi è i politici che loro mangiano e noi paghiamo solo le tasse. Per dare da mangiare a loro, a quei bastardi figli di puttani che stanno a Roma al Quirinale. No. Ci stanno questi striscioni che dicono... Il tuo coraggio è la nostra speranza. Sono generale perché cioè, proprio gli italiani sono stronzi perché non si ribellano. Tutti gli italiani. Il gesto di suo padre è un gesto politico, quindi. Sicuramente sì. Sicuramente. Allora, vabbè, insomma, ogni suicidio è una storia a sé. Diciamo, ogni storia che noi portiamo ci dice una cosa importante. In questo paese sono finiti i soldi. Sono finiti i soldi, sono finite quindi anche le risposte che spesso le istituzioni possono dare ai cittadini, semplicemente perché non ci sono più i soldi, quindi è difficile riuscire ad andare incontro. Io le vorrei fare questa domanda. È difficile fare progetti per un governo, per un futuro, per una presa della speranza, quando tu apri i giornali e vedi che, allora, per bloccare l'aumento dell'IVA, dobbiamo tagliare le agevolazioni alle imprese. Per trovare un miliardo, diciamolo, un miliardo nel bilancio di uno Stato non è niente. Per trovare un miliardo dobbiamo togliere alle imprese quelle agevolazioni che magari gli permettono, no, di andare avanti un po'. Ma se siamo in queste condizioni, che non c'è più un euro, quali sono le differenze tra un leader politico e un altro? Come si fa a superare questo tipo di diseguaglianza sociale e di problemi? Cioè, se lei domani va al governo, no? Per non farsi strozzare dal debito, dalla Merkel, per trovare questi benedetti soldi in questa gabbia che abbiamo, come fa? Cosa fa di diverso da quello che stanno facendo gli altri? Guardi, andiamo con ordine. Intanto qui c'è un caso di una persona che si suicida. E siccome sono tante le donne, soprattutto le donne e gli uomini dell'impresa, degli artigiani, dei piccoli commercianti che non ce la fanno più, spieghiamo che questa non è la soluzione. Lo so che dirla così è retorica, ma retorica fino a un certo punto, qui si parla di vita umana. E allora da questo punto di vista ci sono state tante polemiche, lui non è stato ricevuto, non è stato... Iniziamo col dire che una comunità di donne e di uomini deve essere sempre pronta ad ascoltare. Lo dico perché ti capita di parlare con delle persone che non ce la fanno più, che vogliono farla finita. Dopodiché, andando via dal caso specifico, ci sono due questioni. Una riguarda il commercio e, diciamo, i consumi interni, e una la macroeconomia a cui lei fa riferimento. La prima si è vista nel servizio. C'erano 8 negozi, 7, 6, 5. Ora, come ha detto il commerciante, ne teniamo 3. Qui c'è un problema pazzesco in Italia, che è che non ci sono più euro che girano nel ceto medio, nelle famiglie. Attenzione, una parte non ci sono più perché le famiglie fanno fatica a arrivare alla fine del mese, e una parte perché stanno rannicchiandosi i consumi. Le do un numero. Nel 2012 il risparmio postale è aumentato di 1 miliardo al mese. Sa cosa vuol dire? Che la zia, la nonna, l'impiegato, il pensionato che ha un conto alle poste ha continuato a mettere da parte un foglio da 50 o da 100 euro al mese, nonostante che magari prenda poco, perché ha detto: siamo talmente in crisi che preferisco metterli da parte per mio nipote dopo, anziché spendere per fare qualcosa ora. E dall'altro le famiglie che hanno 2 figli, che hanno 1 figlio, si rendono conto che la situazione è insostenibile, e magari c'è un padre separato che non riesce ad arrivare alla fine del mese. In questa cornice noi avevamo lanciato durante le primarie una proposta che, sa che io forse ho sbagliato perché non sono riuscito a raccontare bene,
che era la proposta di mettere in tasca al lavoratore dipendente, pubblico e privato, attraverso una serie di agevolazioni e di sgravi, 100 euro in più netti in busta paga. Perché la prima cosa da fare è dare una mano al consumo interno. Lei pensa che questo possa cambiare? Questo vale 19 miliardi di euro. No, 19 miliardi. Non è che riapre i negozi Ercolano, perché poi i negozi Ercolano... E dove si trovano questi soldi? Questo, noi avevamo fatto tutta una serie di progetti immediati di riduzione sia dei sussidi a alcune imprese, perché lei ha ragione a dire sussidi alle imprese, ma a quali imprese vanno i sussidi? Perché talvolta vanno a imprese che hanno bisogno di... andare all'estero e di farsi forte, talvolta vanno in imprese che sono assolutamente sempre le solite, foraggiate dallo Stato. Lo stesso sistema degli ammortizzatori sociali, per come lo conosciamo oggi, non va da nessuna parte. Lei pensi quanto, ora non possiamo fare qui una discussione sul bilancio dello Stato, ma pensi soltanto a un dato. Sa quanto spendiamo in sanità? 114 miliardi di euro. Sa quanto spendiamo per i non autosufficienti? E da casa c'è chiunque conosce un nonno, una zia, una mamma che è autosufficiente? 275 milioni di euro. C'è una percentuale ridicola, insignificante, però poi le regioni continuano in alcuni casi a far bene, in altri a sprecare sulla sanità. E contemporaneamente hai soltanto 275 milioni di euro per il fondo della non autosufficienza. Allora, primo tema, la prima misura concreta da prendere è il sostegno al consumo interno. E questo lo dimostra il fatto che oggi l'azienda che esporta va alla grande e continua a fare utili e continua a fare business, nonostante che magari adesso la Cina e l'India rallentano. E però l'azienda che lavora sul mercato interno è in profonda crisi. Primo tema, sostenere il mercato interno. Anche su questo poi puoi discutere, ma sicuramente riuscire a evitare, come il governo sta cercando di fare, l'aumento dell'IVA sarebbe un passo importante. L'aumento dell'IVA vale quasi 2 miliardi di euro. Per intendersi, l'IMU prima casa vale quasi 4 miliardi di euro. Ora non le sto a fare tutti i numeri, se no sembra che rimbombi la gente di numeri. Il concetto è che il modo per intervenire, io le faccio degli esempi concreti e banali. Lei pensi che il sistema di tassazione sul gioco d'azzardo, è un sistema che ha visto la tassazione diminuire. Il gioco d'azzardo vuol dire tutto, dalle scommesse alle slot machine che portano alla rovina in alcuni casi di alcune famiglie, senza che i comuni possano fare niente. Lo dico dal sindaco, perché stiamo provando a bloccare alcune sale e non ce le fanno bloccare. Bene, è passato un sistema di tassazione di questo genere. Se avessimo mantenuto la tassazione che c'era nel 2001, oggi il bilancio dello Stato avrebbe 22 miliardi di euro in più. Allora, posso fermarla? Allora, i modi per prendere i soldi ci sono. C'è un secondo punto, e finisco, rapidamente, che è quello rispetto ai numeri macroeconomici. Come fa un governo a ripartire? È evidente che oggi un governo non riparte immaginando di salvare tutto e tutti. Ci sono dei bomboni pazzeschi, c'è un'evasione fiscale che è stimata in 150 miliardi di euro. Le leggi sulla corruzione... Mi dica una cosa che si può fare. Beh, sicuramente, le ho dette tre per adesso, ho detto dei giochi d'azzardo, la lotta all'evasione, la corruzione, oggi il sistema di corruzione... Ho visto che Enrico Letta ha detto l'altro giorno a Firenze Repubblica una cosa molto giusta, attraverso una task force guidata da Raffaele Cantone, che è un giudice molto serio, speriamo che nei prossimi mesi si possa fare una legge per reintrodurre l'autoriciclaggio, il reato, diciamo, interventi sull'autoriciclaggio, su provvedimenti concreti contro la corruzione. Ma potremmo fare degli esempi. Ci sono delle opere pubbliche che non servono. Non è detto che tutte le grandi opere servano. Si fermi qua. Sarebbe interessante discutere di quali. Perché poi noi abbiamo le scuole che cascano a pezzi. E ci mettiamo 20 anni a fare delle grandi opere che non vedremo mai. Ci dovremmo fare tutta la trasmissione. C'è una domanda. Allora, intanto c'è una precisazione di Beppe Grillo, Alessandra Ferrari, che ha fatto un tweet a proposito del suo 740. Sì, ha fatto due tweet. Uno dice: Renzi parla ancora del Costa Rica e Formigli dovrebbe ricordargli che l'Espresso e l'autore del pezzo sull'Espresso sono stati querelati. Nel secondo tweet, Renzi dice che i miei guadagni sono segreti, Formigli dovrebbe ricordargli che il mio 7,40 è pubblico. Ho detto che i guadagni di Beppe Grillo sono segreti? Onestamente io non lo ricordo, ma magari lo ha detto nelle tante cose che ha detto, io non lo ricordo. Lo ha detto Renzi? Guardate, non lo ha detto. Io vabbè, ho grande stima, andremo a l'occasione. Siccome Beppe Grillo tutte le volte che viene a Firenze e anche quando va fuori in trasferta mi dà di ebetino, che è il suo modo di... È un modo che lui ha per dimostrare affetto. Cioè, ad altri dice vaffa, a me dice ebetino. Io propongo a Beppe Grillo, ma se su queste cose ha voglia di confrontarsi, siccome non è stato bravo ad ascoltare ciò che ho detto, anche rispetto al Costa Rica, eccetera,
venga a fare un dibattito. Sarebbe un bellissimo confronto qui, Beppe Grillo e Matteo Renzi. Lei ci viene allora, qui a confrontarsi con Beppe Grillo? L'ora. Mi dica il giorno e l'ora. E ci vediamo qui, magari caro così. Beppe, allora, caro Beppe, se hai voglia di confrontarti, così ci racconti perché 8 milioni di italiani che ti hanno affidato la speranza di cambiare l'Italia oggi sono desolati. Tra poco dicono, ne parleremo. Non andiamo da nessuna tra parte. Tra poco ne parleremo. Allora, la domanda finale, chiedilo a Renzi, da Twitter per Matteo Renzi, cosa chiedono? Su Twitter a Matteo Renzi la domanda, diciamo, più gettonata qual è? Allora, che ne dice di Barca o di Civati, perché li propongono tutti e due alla segreteria e lei alla leadership del centrosinistra? Insomma, che pensa di Civati? Scusi, mi faccia o Barca capire. Alla segreteria? Mi faccia capire. La segreteria alla leadership, alla leadership del centrosinistra voi come governo? Come? Barca o Civati alla segreteria del partito e invece Renzi alla candidato leadership premier, del centrosinistra. Diciamo. Mi scusi, lei ha lanciato l'hashtag chiedilo a Renzi e mi vuol far credere che la prima domanda è cosa ne pensa di Barca. Assolutamente. Via, ragazzi, ce ne sono almeno 20 che parlano di Civati. C'è il feticismo. Benissimo. Su. Allora, dal mio punto di vista io ho grande stima per Fabrizio Barca, lo considero un ottimo dirigente, ha fatto una cosa meravigliosa che non ha fatto nessuno in Italia, ha messo online i denari dei fondi europei, anche qui quanto sarebbe interessante discuterne, sa quanti soldi sono? Sono 60 miliardi! Dal 2014 al 2015, perché poi noi parliamo di 3 miliardi di sprechi pazzeschi. Ne parliamo per un'altra volta. Barca è stato molto bravo perché ha messo online i 99 miliardi. Ma lei lo teme come rivale nel partito? Guardi, io sa cosa temo del PD? Sì. Soltanto la rassegnazione, soltanto la stanchezza, soltanto l'idea di non crederci più. Io sogno una politica che risvegli i cuori e che appassioni la gente. Grazie a Matteo Renzi. Grazie a Matteo Renzi, mandatemi subito i sondaggi. Grazie Renzi. Grazie a tutti. Arrivederci. Mandatemi subito i sondaggi e poi naturalmente parleremo del Movimento 5 Stelle, perché insomma, naturalmente ci sono grandi discussioni, ci sono i risultati da commentare. Intanto vorrei farvi vedere che il sondaggio EMG che ha dato il TG di Enrico Mentana sulla 7 ci dà un Partito Democratico che nell'ultima settimana, 6-7 giugno, è salito al 27,8%, guadagnando un più 2,4%. Sinistra Ecologia e Libertà è sceso di 0,2% e poi ci sono PSE e altre centrosinistra scesi di 0,1%. Il centrosinistra complessivamente è salito del 2,2%. Andiamo al cartello successivo. Il PDL è salito di più 1,3% al 28,1% a spese un po' della Lega Nord, un po' dei Fratelli d'Italia. Complessivamente siamo al 35,2%, quindi il centrodestra è ancora in vantaggio. Vediamo un attimo il Movimento 5 Stelle. Eccolo qua, il Movimento 5 Stelle al 22,1% era il 30-31 maggio, l'ultimo sondaggio EMG lo dà al 19,7%, il trend è negativo di 2,4%, per la prima volta negli ultimi tempi scende sotto il 20%. Discutiamo di questo, saluto intanto subito Elisabetta Gualmini. Buonasera. Autrice insieme a Corbetta del Partito di Grillo, un saggio molto letto del Mulino sul Partito di Grillo, appunto anche Presidente dell'Istituto Cattaneo. Buonasera e benvenuta. Grazie. Politologa. Buonasera all'imprenditrice Antonella Nonino, nome ben conosciuto, fanno grappe di grande nome e qualità. Buonasera e benvenuta. E saluto Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica, direttore di Radio Capital. Ciao Vittorio. Ciao. Di passaggio per l'evento di Repubblica dagli Stati Uniti, da New York, da Washington anzi. Però io voglio cominciare con il professor Cacciari, il filosofo Massimo Cacciari. Buonasera professore. Buonasera. E con il professor Paolo Becchi, che è filosofo del diritto, giurista dell'Università di Genova. Buonasera Becchi. Buonasera. Allora, buonasera. Cacciari, intanto le vorrei chiedere, le farei la stessa domanda che ho fatto a Renzi all'inizio, tornando a questi dati, a questo filotto del Partito Democratico, che arriva in un momento inaspettato, appunto dopo una situazione quasi di semicatastrofe del Partito Democratico, la sconfitta o non vittoria alle elezioni, la questione di Prodi, il passo indietro di Bersani, i franchi tiratori di Prodi, su Prodi, insomma una situazione caotica e drammatica del Partito Democratico. Come si concilia questa situazione con una vittoria così schiacciante alle amministrative? Come legge lei questo dato, Cacciari? Credo che sia molto elementare. Il Partito Democratico ha ancora una struttura
una struttura sul territorio, è un partito, per quanto un partito in crisi eredita la forza di autentici partiti, ha un ceto politico a livello locale incomparabilmente più efficiente e presentabile di quanto sia quello del centrodestra, gode della crisi radicale, del crollo in particolare al nord della Lega, vedi il caso clamoroso di Treviso e altri fattori di questo genere, e quindi è del tutto normale. D'altra parte è un trend che dura da 30 anni, a livello amministrativo locale il centrosinistra va meglio che a livello politico nazionale, è un dato che ricorre dal 1993 per la precisione, da quando si vinsero tutte le grandi città e dopo sei mesi si perse contro Berlusconi. Quindi che meraviglia c'è. Purtroppo anche in questo paese non cambia mai, non si cambia mai, non c'è nessuna novità mai. Questa è la stabilità un po' nauseante appunto anche degli equilibri politici. E poi naturalmente c'è anche il fatto che a livello locale questi dati vengono spiegati dalla mancata presenza di Berlusconi. Laddove non c'è Berlusconi, il PDL, che non è un partito, va indietro. L'unica cosa nuova di queste elezioni è la Lega, se vogliamo proprio ragionare sui dati con precisione. La Lega sì, la Lega qui al nord subisce una sconfitta che potrebbe essere irreversibile, perché perde nelle sue roccaforti, perde anche in roccaforti di Tosi, del sindaco di Verona, che è l'unica faccia nuova e politico nuovo che la Lega ha presentato negli ultimi anni nel Lombardo-Veneto. Quindi l'unico dato su cui riflettere eventualmente su una linea strategica è la sconfitta della Lega. Il Partito Democratico, l'abbiamo sentito prima con Renzi, il Partito Democratico ha anime a mio avviso incompatibili, perché la visione del partito che ha un Renzi non sarà mai compatibile con quella di un Barca o di un Cuperlo. Lo stesso Marino, professor Cacciari, esprime una posizione dentro il partito molto lontana da quella di Renzi, no? Ma sono proprio concezioni diverse dalla politica, capisci? Sono concezioni diverse dalla politica, del partito. Per carità di Dio, democratiche entrambi e legittimissime entrambe, ma incompatibili. Renzi ha in mente una politica in cui il partito è nient'altro che un comitato molto ampio di cittadinanza generica intorno a una candidatura leader. La concezione proprio dal punto di vista politologico che hanno i Barca, i Cuperlo, ma anche appunto i Marino, è completamente diversa. Come faranno a combinarsi? Al di là delle differenze strategiche che poi questo comporta sul piano delle politiche sociali, eccetera, eccetera. Cioè dei rapporti col sindacato, elemento decisivo, la posizione di Renzi è chiaramente assolutamente diversa da quella tradizionale della corrente ex comunista, socialdemocratica, del Partito Democratico. Quindi insomma sarà molto difficile che si arrivi al congresso su posizioni compatibili e ne esca poi una soluzione unitaria, e su questo spera Berlusconi, perché tutta la scommessa politica che finora gli è andata bene a Berlusconi è sullo sfascio del Partito Democratico. Professor Becchi, voglio ricordarlo, autore di un post molto discusso intitolato, se non sbaglio, Colpo di Stato Permanente sul blog di Beppe Grillo, contestava diciamo le larghe intese e lo spossessamento del Parlamento, no? L'influenza del Parlamento. Sì, io contestavo il tentativo di riforma istituzionale in corso con la nomina dei 35 esperti e i 7 aggiunti. Io contestavo questo processo di revisione della Costituzione e avevo parlato di colpo di Stato permanente, perché riprendendo un'espressione di Mitterrand in relazione a De Gaulle, e facevo quindi un'analisi politica che adesso diciamo così non è direttamente incidente sull'argomento. No, adesso guardi, adesso ne parliamo vorrei arrivare a questo progetto, sì, di riforma, però le vorrei chiedere proprio così a caldo. Prego. Perché poi sentirò anche i miei ospiti qui, cosa pensa di questa affermazione del Partito Democratico in tutti i capoluoghi, sì, come la vede? Ma guardi,
Io non posso dire altro che condivido al 100% l'analisi che ha fatto Cacciari. Io volevo insistere soprattutto su un elemento. Il PD resta un partito radicato nel territorio, un partito tradizionale, e le comunali e le amministrative si vincono sul territorio. Secondo me il vero sconfitto di queste elezioni è il PDL. Perché? Perché il PDL sul territorio era radicato al nord attraverso la Lega, al sud attraverso Alleanza Nazionale. E Alleanza Nazionale non esiste più, e quindi questo radicamento nel territorio è venuto a mancare nel sud. Al nord si pensava di fare conto ancora sulla Lega, e invece il dato, mi pare, secondo me, evidente da queste elezioni è proprio la caduta di questo movimento, ecco, di questo partito movimento. Cioè, questo mi sembra un dato eclatante. Sentiamo Elisabetta Gualmini cosa pensa di questo voto, se è sorpresa, e qual è il dato principale di questo voto. Ma sicuramente la classe politica locale conta, l'abbiamo già detto, anche in occasione del primo turno. Secondo me ci sono altri fattori. Penso che il centrosinistra abbia vinto per tre ragioni sostanzialmente. La prima è che paga meno lo scotto dell'astensionismo, quindi c'è un astensionismo molto forte, che per me tra l'altro non è neanche così scandaloso e negativo come si sta dicendo. Siamo un po' tutti più americani, metà votano, metà stanno a guardare, non sarà un dramma. Però un astensionismo asimmetrico. Siamo americani, ma non lo eravamo prima, però. Prima non lo eravamo, lo stiamo quindi diventando. Qualcosa è accaduto, ci stiamo, diciamo. Sì, dopo ne parliamo. E quindi la prima cosa è che questo astensionismo colpisce di più tradizionalmente l'elettorato di centrodestra. C'è un elettorato meno incline a mobilitarsi, soprattutto a livello locale, mentre quello di centrosinistra, anche se si rimpicciolisce, quel poco che resta è molto più fedele alla linea e soprattutto sul territorio va a votare. Un secondo motivo è che si sono create delle aspettative di vittoria, quindi molte città in realtà erano non contendibili al secondo turno, cioè lo scarto, erano partite chiuse, lo scarto tra il primo e il secondo candidato era molto ampio nella maggior parte dei comuni capoluogo, e quindi si è creata un'aspettativa di vittoria, una maggiore fiducia di vincere, e questo ha rimobilitato tutti gli stessi nel campo di centrosinistra e anche chiamato degli elettori vicini dell'area. Terzo motivo, si sono create anche delle alleanze, diciamo, non intuitive. In alcuni comuni, Brescia ed Avellino, il candidato PD è stato bravo perché è riuscito a coagulare intorno a sé gli elettori di candidati perdenti. Quindi a Brescia una sorta di accordo con la lista civica, ad esempio, di Castelletti, che ha aiutato il candidato PD. Ad Avellino è stato un voto contro il candidato di De Mita, che paradossalmente ha visto uniti centrosinistra e centrodestra. Quindi c'è stata una maggiore capacità di coagulo dentro appunto all'area del centro-sinistra. Certo, c'è un astensionismo molto grosso, e in mancanza del partito di Grillo, che questa volta era spettatore perché non ha giocato come veicolo per trainare il non voto, perché riesce a farlo a livello nazionale con il leader, essendo quello un voto di opinione, in questo caso, mancando quel veicolo, gli elettori molti sono rimasti a casa. Ultima cosa, attenzione, sì. L'astensionismo non è negativo sempre, è un astensionismo critico anche. Cosa vuol dire? Non è che i cittadini non votano i partiti perché non si sentono rappresentati, non li conoscono, ma proprio perché li conoscono, cioè sono cittadini informati, sono cittadini che conoscono bene i programmi e che danno un giudizio sui candidati e sui programmi, e spesso questo giudizio è negativo. Quindi è l'espressione di una delusione, da un punto esattamente, di vista. Esattamente, cioè, aspettative... nelle capacità di incidere sulla realtà. Esatto. Allora, Vittorio Zucconi, Antonella Nonino, subito dopo la pubblicità, tra l'altro vorrei introdurre fortemente il tema del Movimento 5 Stelle, anche perché intanto arrivano i dati dalla Sicilia, e la Sicilia vorrei che mi aiutaste a capire che segnale dà al Movimento 5 Stelle. La grande novità di quest'anno, la dirompente novità di quest'anno, che però, diciamo, se vuoi fare litigare me col 5 Stelle, sei tu che litighi col 5 vedere, Stelle. Ah beh, poi insomma... Grillo è tornato sull'argomento, ne parliamo dopo, pubblicità. Allora, arrivano i dati dalla Sicilia, lentamente ma arrivano. Allora, a Catania Bianco è al 51,2%, quindi zona
no ballottaggio, zona sindaco primo turno, Stancanelli 36,7 e sono 219 sezioni su 335, il Movimento 5 Stelle è al 3%, 3,1. Poi andiamo avanti, vediamo qual è il secondo cartello che date, che è Messina, dove Calabrò centrosinistra è al 51%, con 120 sezioni su 254, siamo vicini alla metà. Garofalo 18,5, lista civica di Accorinti 23,3, Saia Movimento 5 Stelle al 2,7%. Andiamo ancora avanti, a Ragusa Cosentini al 28,1%, Antoci al 15%, Piccitto al Movimento 5 Stelle al 16,4%, 51 sezioni su 71, se si confermasse questa tendenza Piccitto potrebbe andare al ballottaggio, quindi Movimento 5 Stelle con il centro-sinistra. Infine Siracusa, non so se ce l'abbiamo, eccola qua, abbiamo il centro-sinistra avanti col 31,3 Garozzo, Bandiera 20,7, Reale 27, Ortisi Movimento 5 Stelle 6,4%. In compenso Beppe Grillo ha preso due comuni, a Semini in Sardegna e Pomezia qui vicino a Roma. A Pomezia, in uno degli ultimi comizi, fuori l'ultimo comizio appunto di Beppe Grillo, c'era Laura Buonasera, che ci racconta una scena che secondo me ci racconta qualcosa di più di Beppe Grillo e della sua strategia. Vediamo. Grazie, cioè io vi posso offrire 10 euro in più della concorrenza a te. Siete meravigliosi! Siete meravigliosi! Che succede? A gomito! Va bene, vogliamo solo delle risposte. Sapere se lui è un buffone come l'altri o se è una persona diversa. Solo quello. Noi qua vogliamo i fatti, non le parole, signore. Capito? Non sono venuto qua a chiedere voti a nessuno. Assolutamente nessun tipo di voto a nessuno. Qui parteciperemo. Perché non vieni un... Perché tu che gridi? Vieni qua, ti do il microfono, vieni. Non c'è che può parlare. C'è Stefano. Stefano che vuol dire due cose. No! Signor Beppe Grillo aveva detto che i centri commerciali li faceva a Parma 9.000 metri quadrati. C'è proprio l'accento di Parma, te! Sei proprio parmigiano! Me lo devo spiegare io che cosa succede? Che ci sono persone pagate per venire a disturbare, va bene? Oh, sai Beppe, l'hai fatti te! Il tuo blog vale 10 milioni d'euro! Qualche sordo! Ce lo dai qualche sordo! Ma no, parla! Vai! Ma perché è fantastico! Vai, è qua. Vieni con me! Parla con loro! Ha promesso 1.000 euro per uno e messi qua in Berta. Se l'è invertati, ti viene a Roma. Ci sentite? Invertati! Ancora chiedete delle favole! Scemo! Stefano ha parlato. Ora, se la nostra concorrenza è questa, è chiaro che prendiamo il 99%. Però ha detto se le persone sono queste, che voleva dire? Per colore della pelle, di che vuole parlare? Suo pagliaccio, di che vuole parlare? A offendermi davanti a tutti? Va bene. Mettete le foglie di fico con dentro dei politici. Però non sei corretto, Io ti ho dato la parola, non sei corretto, Stefano. Non fa ridere. Fuori. Non esco neanche perché l'hanno pagati. Se escono non li pagano. Non siamo pagati da nessuno. Magari c'è qualche soldo in tasca. Siamo qui spontanea volontà a controbattere contro questo buffone, è un buffone. Ma tu che fai nella vita? Io non lavoro, non faccio niente, ecco perché sto qua. Quanti anni hai? 18. Stefano!
fanno uno. Chi è? Cascano tu gamba, ha fatto cascare, ma ha dato la pizza in faccia. Ma chi è sta? Stefano! Se alzano le mani su di te, mi incazzo io. Mi incazzo io per te. Stefano! È anche normale. Siamo un popolo che ha accettato qualsiasi cosa da 40 anni. È anche giusto che qualcuno protesti. Mi sono diminuiti del 50% lo stipendio, hanno tolto tutti i premi di indennità, i buoni uscita, che cosa deve fare di più un ragazzo di 25 anni che va dentro quel cazzo di posto che si chiama Parlamento, che invece è un'associazione a delinquere, vero? Allora Vittorio, due notazioni da questo servizio. La prima è una discreta, una ottima capacità di Grillo di gestire, diciamo, una protesta, probabilmente dei provocatori, diciamo, nella folla che gli vanno a rompere le scatole. Lui è bravo, diciamo, come dire, a catturarli, a renderli innocui. Però poi c'è una fortissima radicalizzazione del linguaggio di Grillo, che non si vede soltanto qui il Parlamento Associazione Delinquere. Poi c'è Paolo Becchi che parla di colpo di Stato permanente. Il Parlamento è una scatola vuota, quella famosa scatola che doveva essere aperta, ma dentro non c'è niente. Cosa sta succedendo, secondo te, al Movimento 5 Stelle? Una tomba maleodorante, addirittura, sì. Nella quale ci sono anche 160 dei suoi deputati parlamentari. No, ma questo quadretto è ovvio che dimostra la capacità di un uomo abituato, cresciuto a battere i palcoscenici, e sappiamo che si deve essere pronti anche a quello che ti grida, che ti insulta, questo è quello che accade. Però mostra anche qual è il vero grande limite di un movimento guidato da Beppe Grillo. Il fatto che chi vive di provocazioni e poi muore di provocazioni. Cioè quando tu cominci mandando a fanculo tutti e poi giustamente si arrabbiano, dici ma come, trattano male anche noi. Ma hai scelto quel terreno lì di battaglia. E allora nei momenti in cui tu devi fare una scelta nazionale, lanciare un grido, ecco il 25%, ecco gli 8,9 milioni. Nel momento in cui devi scegliere un amministratore, uno che poi deve decidere i conti della città, le buche, le cose da fare, passato il caso Pizzarotti, che è stato un caso molto curioso, ricordiamoci che Pizzarotti aveva la metà dei voti dell'oppositore e lo ha superato al ballottaggio. Nel momento in cui devi scegliere la persona che guida una città, un amministratore, e tutte queste cose non servono più a niente. Cioè è bella l'idea che ci sia il deputato di 25 anni che si riduce lo stipendio, non che questa cosa cambi molto nella vita dei dipendenti della signora Nonino o nel bilancio, però non puoi campare così. Allora ecco il vero grande problema del movimento di Grillo, che pure tante speranze potrebbe suscitare, ha suscitato. Se diventa un partito, se si organizza, come dice Cacciari, che naturalmente viene da esperienze politiche, se crea organizzazione sul territorio, perde questo elemento di provocazione continua, perché ti devi organizzare, devi avere delle segreterie, delle strutture. Se non lo fai, sei esposto ai venti degli umori. Guardate i risultati della Sicilia, sono impressionanti. Una città in cui prende il 16% e una città a poca distanza in cui prende il 3%. Vuol dire che non c'è una sostanza ancora in questo partito, ma se se la crea rischia poi di ingessarsi, come dice Cacciari, al quale rimprovera una piccolissima contraddizione. Lui dice il Partito Democratico è prigioniero di questa sua ingessatura e di questa sua struttura che ancora lo tiene in piedi nelle elezioni locali, ed è quello che Renzi vorrebbe fare, cioè spaccare il gesso e vedere se la gambetta riesce a stare in piedi, perché o tu accetti questa forza minima che il PD ti offre e ti fa vincere le città, come dice Cacciari, o non l'accetti ma rischi di non vincere più neanche quella. Questo è il grande dilemma che attende Grillo e il suo movimento. Diventate un partito organizzato che parla di politica o restate un grande movimento di piazza che manda tutti, si può dire a quest'ora, sì, a fanculo, ma rischia di essere a sua volta mandato a fanculo. Questa è la legge della giungla. Vorrei sentire il parere di Antonella Nonino. Antonella Nonino è un'imprenditrice di successo, è un'imprenditrice che non è sicuramente stata pregiudizialmente contraria a Beppe Grillo. Mi ricordo un passaparola proprio sul blog di Grillo in cui lei raccontava il punto di vista degli imprenditori e i problemi dell'impresa, che ha visto, diciamo, Beppe Grillo con gli occhi, diciamo, di guarda una novità, una speranza che qualcosa potesse cambiare.
Ma io sono è passato poco tempo. Ma io sono stata ospitata sul blog di Beppe Grillo. Certo. E indubbiamente il Movimento 5 Stelle ha dimostrato la rabbia dei cittadini che vogliono un cambiamento, che nei partiti non si riconoscono più e che hanno votato il Movimento 5 Stelle, che è arrivato in Parlamento, con la speranza ovviamente di dare quantomeno un voto di protesta, e questo l'hanno fatto sicuramente. Ovviamente penso che chi l'ha votato si aspettasse anche poi qualche cosa di concreto, qualche proposta, perché ovviamente non basta solo criticare, bisogna poi anche proporre qualcosa. Siamo in un momento terribile, il nostro paese è in una situazione economica molto grave e in questo momento penso che peraltro il problema più grande sia il problema occupazione. Sappiamo che la disoccupazione giovanile è altissima, è la più alta in Europa e purtroppo continuano a chiudere imprese. Peraltro principalmente noi parliamo in Italia di piccole e medie imprese, che peraltro sono quelle che io proprio rappresento, perché la nostra azienda ha 32 dipendenti, noi esportiamo il 40% della nostra produzione ed è quello che ci permette di continuare ad investire, a lavorare seriamente, rigorosamente per la qualità e a portare il Made in Italy di eccellenza nel mondo globale. Però ormai c'è bisogno veramente da parte della politica, da parte del governo di fatti concreti. La gente è stanca perché abbiamo visto 2 mesi fa al congresso della piccola e media impresa, c'è stato addirittura un minuto di silenzio per le imprese che hanno chiuso, abbiamo visto adesso tutti i dati che sono usciti sui vari giornali e in realtà da parte del governo si sentono tanti annunci che erano stati fatti addirittura al tempo del governo di Berlusconi, poi sono stati fatti da Passera. Adesso ovviamente ci si augura che il governo Letta attui tutti questi annunci, anche perché non dimentichiamo che la nostra è una repubblica. L'articolo 4 della Costituzione, sono andata a rileggermelo, la Repubblica garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni perché questo diritto sia effettivo, per cui i parlamentari, il governo che in questo momento sta gestendo il nostro paese, se non attua, non promuove le condizioni per aumentare l'occupazione, per far sì che si esca da questo momento di stallo dell'economia, viene meno a uno dei principi basilari della nostra. Assolutamente. Se lei va in giro a parlare con la gente, perché ovviamente lavorando in una piccola e media impresa, il rapporto che c'è con il dipendente, col collaboratore e con la gente che vive normalmente, che ha difficoltà, penso alle famiglie che hanno difficoltà a arrivare a fine mese, la gente è molto arrabbiata. Quando Sia Squinzi parla di timore per la tenuta della coesione sociale, stiamo parlando di cose veramente reali. Io le faccio una proposta volutamente provocatoria. Perché non leghiamo il compenso dei parlamentari all'andamento del PIL del nostro paese e alla diminuzione del tasso di disoccupazione sempre in Italia? Così potremmo finalmente vedere. Bravo, è volutamente provocatoria e le dico perché. Finalmente, vedendosi decurtare una parte consistente di quello che mensilmente è il loro compenso, forse si renderebbero conto che il paese reale è molto lontano da questo, da tutti questi annunci, da tutte queste. Abbiamo bisogno di concretezza, ma di concretezza vera. La molto gente grillina questa proposta. E non è questione di essere grillino. No, lei ma va lo in dico, mezzo alla gente, lo se dico lei come prende linea gli di pensiero. Autobus, se lei va in giro nella metropolitana. Aggiungerei una cosa però. Leghiamo però gli stipendi anche dei manager. Certo, assolutamente. Diciamo ai profitti fatti dalle loro aziende, perché questo non avviene in Italia, lei lo certo. sa, nei grandi gruppi o nelle banche. Io posso dire che nel nostro piccolo, perché ovviamente io posso rispondere per la mia azienda, noi abbiamo diminuito il nostro compenso, corriamo molto di più perché per stare oggi a galla a livello internazionale devi correre, andare a cercare il famoso Blue Ocean, cioè il mercato dove ancora non si consuma il tuo prodotto, e cercare di perché il rapporto lei che lei si è abbassata il suo stipendio? Lei si paga i dividendi?
abbiamo reinvestito tutti i nostri dividendi in azienda da tanti anni ed è il motivo per cui la nostra azienda continua a investire e non è ostaggio delle banche. Certo. E penso che moltissimi imprenditori stanno facendo, anzi in Friuli, per esempio, parlando anche non solo di imprenditori in piccola e media impresa, ma leggevo ieri sul nostro giornale Messaggero Veneto che il proprietario della concessionaria Autostar che vende le Mercedes, automobili, avendo avuto un incremento del fatturato, ha deciso di dare una parte di questo incremento ai suoi dipendenti. Quindi ci sono delle realtà. È quello che fanno le grandi aziende, lo fa la Volkswagen pagando i profitti in Germania, naturalmente, ai propri operai. Una domanda, io devo confessare un conflitto di interesse, sono amico della signora Nonnino, stato ospite a casa sua, mangiato dalla mamma straordinaria, però c'è una domanda alla quale io vorrei una risposta. Come avete fatto voi, Nonnino, i Della Valle, i Benetton, mille altri, 30-35 anni fa ad avere tanto successo? Che cosa è cambiato in questi ultimi 30 anni? La ringrazio per il paragone, perché vuol dire che abbiamo lavorato molto bene per il marchio, perché siamo un'azienda piccola con un piccolo fatturato. Sì, ma ho capito. Io posso dirle da parte nostra, noi siamo artigiani. Cos'è accaduto? Non volevo discutere della grappa, è buonissima, posso testimoniare. Cos'è accaduto in Italia che impedisce che oggi ci sia un altro? Abbiamo una burocrazia che uccide le imprese, soprattutto uccide chi ha voglia di fare impresa. Ma allora non c'entra la politica, non possiamo prendercela anche mamma mia, la politica. Abbiamo bisogno di leggi, abbiamo bisogno di modernizzare il paese. Sono tutte cose che legge, guardi, non lo chieda a me, perché abbiamo, io sono una normalissima cittadina che sa fare bene il suo mestiere, meno senza recitarlo di meno nuovo. Leggi, ma leggi. La sensazione che dà la politica oggi, devo dire che io ho speranza nel governo Letta, e questo glielo dico, tutta la mia famiglia spera che finalmente succeda qualche cosa, perché ci sono dei ministri che danno questa sensazione, però non si può continuare a parlare tra un mese, tra tre mesi, aspettiamo le elezioni in Germania. Il paese ha bisogno di avere delle risposte concrete adesso, non tra sei mesi. Ecco, allora, posso sentire, professor Becchi e Massimo Cacciari, torniamo un attimo alla speranza che Grillo ha portato anche molti imprenditori al nord, che si potessero cambiare le cose, che le cose potessero cambiare. Come legge risultato del 5 Stelle? Io vorrei precisare una cosa, cioè non ha senso il discorso che ha fatto Vittorio Zucconi, questo movimento deve trasformarsi in partito. Sarebbe come dire che una persona deve cambiare la natura che ha. Cioè è assurda questa richiesta che viene fatta al movimento. Il movimento è un movimento e resterà un movimento. Anzi, il sogno che ha questo movimento è la creazione, è un sogno, si potrà contestare o meno, ma di una democrazia senza partiti, quindi addirittura il superamento della forma partito, come si usava dire una volta. Quindi pensare che il movimento abbia perso oppure per vincere si debba trasformare in partito è del tutto da escludere come ipotesi, perché non ci sarà mai una trasformazione del genere. E teniamo presente che questo movimento è diventata la prima forza politica nel Parlamento, come forza politica, non come coalizione alla Camera, come movimento, non come partito. Sì, ma quindi cosa non succede? È vero perché che ora sta perdendo consensi, professore? Ma non possiamo minimamente paragonare un tipo di elezioni come le politiche alle amministrative. Ripeto, nelle amministrative conta il radicamento nel territorio. Il PD ha vinto perché ha la vecchia struttura del partito che aveva e ha vinto perché è radicato nel territorio. Dove il movimento era presente ed era credibile il candidato che si è presentato, ha avuto una buona possibilità. A Ragusa pare che sia andato al ballottaggio, quindi, ma non c'è, è un movimento nuovo, stiamo parlando di le un movimento nuovo. Il PD ha una tradizione lunghissima. Non sono servite un cazzo le assemblee studentesche. Basta con queste balle dell'assemblearismo, le abbiamo fatte tutte le assemblee studentesche. Ma che balle dell'assemblearismo? Cosa sono servite? Lo chieda Cacciari. Ma non c'entrano niente le assemblee studentesche, qui c'entra andiamo un'altra tutti a mangiare la pizza idea dopo dell'Italia, molto. E vabbè,
molto diversa da quella in cui lei è radicato, probabilmente, e per cui le sembra una cosa talmente nuova che non è neanche in grado di percepirla. E la vuole spiegare, e la vuole spiegare con categorie vecchie, superate, che per il movimento sono inesistenti. Professor Cacciari, posso chiederle... Mi scusi, una seconda osservazione e poi chiudo. Anche questa idea che il movimento fa solo proteste e nessuna proposta, e che quindi non so se ci ferma sulla tomba maleodorante, e che ci sono anche i grillini, e vabbè, i grillini sono lo spray che porta un po' di rinfresco in questa tomba maleodorante, diciamola così, è vero, ci sono anche loro, però non è questo il problema. Il problema è che ci sono le proposte. Se voi andate ancora in questi giorni sul blog, vedete articoli che sono chiaramente di natura economica: ristrutturazione del debito pubblico, rinegoziazione dei trattati europei, perché non se ne esce se noi stiamo in Europa e continuiamo a fare la politica che ci viene imposta dall'Europa. Però rimaniamo, questo è il grosso professore, nodo. Poi ne parliamo. Professor Cacciari, per cortesia, mi dà una sua lettura di questo voto del Movimento 5 Stelle, cioè secondo lei questa radicalizzazione del linguaggio di Grillo, anche attraverso Paolo Becchi, ha una relazione con il risultato a queste elezioni? Non c'è speranza. No. Ma io, se avessi due minuti per mettere un po' in ordine, perché veramente è una cosa... Ecco, bene. Allora, si confrontano due concezioni della democrazia. Per una, la democrazia avviene, si realizza attraverso forme di rappresentanza che vengono organizzate, filtrate, eccetera, metabolizzate da strutture organizzative solide e permanenti. Per altri, invece, bisogna puntare a forme di democrazia diretta, per cui vi è una, diciamo, volontà popolare che si esprime senza mediazioni attraverso meccanismi sostanzialmente di carattere leaderistico, carismatico, ha i suoi rappresentanti in Parlamento che sostanzialmente, in un modo o nell'altro, poi vengono filtrati attraverso procedure di assembleari di voto diretto. Una volta sono le assemblee, una volta sono i web, adesso i web, il telefono, quello che volete, ma salta la mediazione di partito, una critica radicale alla forma partito. La democrazia che abbiamo conosciuto finora è democrazia di partiti, non partitocrazia, che i partiti governano in quanto partiti, ma i partiti svolgono una funzione fondamentale. Di fatto, nella Carta Costituzionale, questo ruolo è stato riconosciuto, anche se non normato. Ora siamo di fronte ad una deriva, secondo me, pericolosissima, per cui è messa in discussione questa forma di democrazia, e l'altra è del tutto nebulosa, perché si tratta appunto di movimenti leaderistico-populistici, demagogici, carismatici, che funzionano fin tanto che c'è il leader. Quando il leader non è sulla scena, sia Berlusconi, sia Grillo, sia un domani Renzi, questi partiti collassano, e quindi a livello amministrativo locale collassano sempre. Questo rischio può essere sottovalutato, può essere superato, non lo so. Io so che ci troviamo di fronte ad una deriva in questo Paese pericolosissima, perché da un lato c'hai una forma di democrazia che in qualche modo potrebbe essere pensata, riformata, ristrutturata, eccetera, eccetera, certamente in modo radicale attraverso riforme anche istituzionali, e dall'altra c'hai hic sunt leones, andiamo, vediamo, proviamo, sperimentiamo, eccetera, eccetera. Siamo in una situazione di questo genere. Tutto bene se fosse una situazione nella quale appunto abbiamo la piena occupazione, le imprese funzionano, eccetera, eccetera. Ma in una situazione di non governo, non soltanto politico, ma non governo all'interno delle corporazioni, all'interno delle associazioni, in una situazione di casino generale, questa situazione per cui mettiamo anche in discussione la forma partito, beh, staremo a vedere. Io faccio l'osservatore, credo di intendermi un po' di politica, di scienze politiche, eccetera, eccetera, e penso che siamo di fronte ad una situazione drammatica. Credo che il presidente Napolitano l'abbia in mente, credo che i partiti non l'abbiano minimamente in mente, come hanno dimostrato, ma cerchiamo di affrontare la cosa in tutta la sua serietà.
Bene, allora io farei così, no, Vittorio? No, io sono contento che non Cacciari, siano d'accordo Becchi e Cacciari, temevo fosse Cacciari un segno dell'apocalisse imminente se voi due andavano d'accordo. No, scusate, siccome devo dare la pubblicità, continuiamo questa discussione, è molto interessante. Tra l'altro, dopo, a parte farvi sentire un'altra pillola di Sartori importantissima proprio su quello che dice Cacciari, cioè sulla forma partito e il Movimento 5 Stelle, ma voglio portarvi in Sicilia, perché noi stiamo seguendo le elezioni siciliane, i risultati che intanto arrivano e vi aggiorneremo ancora, ma siamo andati a vedere in Sicilia proprio questa crescita spaventosa del Movimento 5 Stelle, cosa ha prodotto in termini appunto poi di gestione del movimento sul territorio, e vedremo delle sorprese tra poco. Allora, vi porto subito in Sicilia con Valentina Petrina a vedere che cosa sta facendo e come sta crescendo il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Non ci credeva nessuno. Che viene qua? Cosa fai? Cioè, qui non puoi fare niente. 61 seggi su 61, Berlusconi, il PDL, la mafia. La mafia non c'è perché ce l'avete ammollata noi al nord. Adesso è tutto al nord. Il voto di scambio non c'è neanche più qua, perché non c'è neanche più il lavoro qua. Cosa scambiate? Voi dovete fare una cosa, ma la dovete fare simbolicamente. Dovete prendere il libro Il Gattopardo di Tomasi Lampedusa e bruciarlo nella pubblica piazza, perché è stato un grandissimo scrittore che ha condizionato la mente di tanti involontariamente. Cambiare tutto perché nulla cambi, non andare a votare tanto lo stesso. Ma che minchia vuole questo qua? In Sicilia si vota e, come ad ogni elezione, si ripropone il solito rischio, il gattopardismo. È il candidato di Stefano, lei? Piacere. Valentina Petrini, già fatto attività politica? Sì, ho fatto il Presidente del Consiglio, sono stato assessore, sono stato consigliere comunale per 15 anni all'opposizione. Ho creduto molto nel Movimento di Lombardo. L'ha sostenuto il Movimento di Lombardo? Sì, l'ho sostenuto a morire. È candidato con lui? Mi sono candidato anche alle regionali. Simboli dei partiti non se ne vedono più. Ci sono liste civiche più o meno autentiche. Ci sono 14 liste, giusto? La maggior parte sono liste civiche. E i politici trasmigrano da una lista all'altra. Ognuno ci mette quello che vuole. Purché non ci sia il simbolo del partito? Bravo. Il voto tenetemelo! Il voto tenetemelo, chi se ne frega! State lì a guardare, benissimo! È una scelta vostra! Io non sono venuto a supplicare una X su un movimento! Sono venuto qui... E per resistere al gattopardismo, la ricetta del Movimento 5 Stelle è sempre la stessa. Uno vale uno, ogni gruppo è autonomo, la democrazia è diretta, non esiste nessuna struttura. Ma funziona. Ma è candidata? Mio marito e mio nipote. C'ha la famiglia candidata. Lei per con chi è candidata? Con Corrado Calvo. Che sarebbe? Una lista civica? La voce del popolo. Ho preso questo giornale qui e c'è scritto 5 attivisti escono dal Movimento 5 Stelle e puntano il dito contro la mancanza di trasparenza. Si sono andati via queste persone, mi sembra. Ma li conosce? Anch'io sono un attivista. Lei è un attivista 5 Stelle? No, lo sono stata nel... però voglio dire. E poi che è successo? Niente. È uscita dal Movimento? Ma non va tanto avanti. Anche qui si sono divisi. Anche qui? In che modo? Cioè ci sono sono state delle frizioni all'interno anche per la designazione del candidato sindaco, quindi hanno trovato assetti diversi. Loro sono i fuoriusciti. Un mese fa, proprio come nei vecchi partiti, litigano sulle candidature, lasciano il meetup di Rosolini e restano iscritti solo al blog nazionale di Beppe Grillo. Ero stato scelto, ero stato votato, dopo 48 ore, dopo due giorni è cambiato tutto. Perché? Che cosa Perché non lo so. Ci sono problemi in tutti i meetup. Problemi molte... di che genere? Allora, innanzitutto ci sono più meetup in ogni paese e già questa qui è una cosa assurda. Vuol dire che ci sono due gruppi che non la pensano nello stesso modo, cioè ognuno si può scrivere le regole così come vuole. Cioè ogni territorio decide le sue regole? Sì, infatti si va avanti a colpi di deroga. C'è un problema grossissimo, c'è un problema di
proprio di comunicazione. Tra i territori e i vertici. Il vertice. Io avevo proposto a... Però loro dicono che non esiste il vertice. Ma ci deve essere qualcuno... Ma se subisci un torto, a chi ti devi rivolgere? Ciao, come fate a convincere la gente che siete candidati sindaco? Voi siete candidati? No, ma non si può parlare con la stampa perché lei è candidato? Cinque attivisti escono dal Movimento 5 Stelle e puntano il dito contro la mancanza di trasparenza. Chi sono questi? Volevano essere candidati? Sì, ma lo sarebbero stati. Cioè, soltanto che una di queste persone è entrata con l'intento di essere candidata a sindaco. Non hanno accettato la maggioranza degli attivisti e simpatizzanti del meetup di Rosolini. Tanto questo. Rosolini, poi tutto il resto sono chiacchiere, tutto il resto. Perché quando qua avete preso 3.000 voti, il 3.700 voti, sì. Queste prime spaccature indeboliscono, no? Aiutano o no? Avete la struttura sui territori per gestire questa cosa? Però noi ce l'avete o non ce l'avete? C'è una crisi di crescita, non c'è, perché giustamente non c'è, non ci può essere. Quest'uomo si chiama Antonio Venturino, vicepresidente della Regione Sicilia. Fino a un mese fa era la più alta carica del Movimento 5 Stelle in Italia. Ora se n'è andato. Sta succedendo che il 5 Stelle sta pagando il fatto di non essere, di non aver capito probabilmente la dimensione che ha raggiunto, non l'abbiamo capita. Una dimensione che necessariamente prevedeva una, come dire, bisognava rivedere alcune cose, anche a livello di struttura. Perché è chiaro che il momento in cui il Movimento 5 Stelle diventa così vincente dappertutto, era inevitabile che si infiltrassero altre persone. Il fatto di non avere una struttura di un certo tipo ha consentito a molti di entrare, meglio sarebbe dire, per usare una metafora spesso usata in politica, di salire sul carro dei vincitori. A Venturino risponde Cancelleri, ex candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Sicilia. Ma spesso sono situazioni personali che non arrivano praticamente all'interno del movimento. Poi fra l'altro l'autonomia che ogni gruppo ha, perché noi non intercediamo. Io sono di Caltanissetta, ho un voto nell'assemblea di Caltanissetta, non metto bocca né posso votare nelle assemblee delle altre città. Dopo che abbiamo realizzato questa intervista siamo andati da Grillo. Ed ecco cos'è successo. Abbiamo qua la 7, per esempio, che non so dove si annidi, perché stanno montando su, già preparando un servizietto a Piazza Pulita, che lo vedrete, già perché noi siamo disgregati, il movimento non c'è più, allora... Qualcuno ha riferito a Beppe Grillo delle nostre domande e lui ha reagito così. Però i problemi esistono, specie nei piccoli centri, e nasconderli è impossibile. Ho visto che tra le liste civiche che hanno presentato c'è pure una lista che si chiama Uno vale uno. Chi sono? Sono i dissidenti dei grillini. Ah sì? Sì, i dissidenti dei grillini, sì. Ah, quindi voi sapete... Hanno fatto una scissione. Ed è una grossa fetta, guarda, a quanto pare. No? Sì? Sì. Dov'è che sono? Di fronte al comune sono i scissionisti. È un forte Uno vale uno. Scusi, però, stiamo facendo la lista Uno vale uno. Lascio la lista nostra Uno vale uno. Quanti di voi erano prima anche nel movimento? Alzatemi le mani un attimo. Ne mancano tanti ancora. Uno. Lui è il anche tu? Due. Sì. Lei. Moi. E lei. Sì. Io sono stata espulsa per motivi morali. Io e mio marito. Anzi, mio sì. marito... Un ex Movimento 5 Stelle. Anche lei è un ex sì. del Movimento 5 Stelle? Sì. Perché noi siamo Movimento 5 Stelle, però abbiamo scelto, siamo stati obbligati a formare un altro movimento. Lei condivide la linea politica nazionale in Parlamento, per esempio, anche del con le alleanze che non le ha fatti col PD? Io condivido tutto quello che ha fatto Beppe Grillo. Condivido. Quindi come si spiega che qui e in altri paesi invece stanno accadendo questi scontri? Ma perché sono le persone a livello locale che non fanno funzionare i gruppi. Ma chi decide? Ma a livello locale. Decide tutto a livello locale. Una persona che ha fondato il primo, che si è alzato la mattina... La prima dice: io sono il capogruppo e decido io di fare o non fare. Cioè non c'è un canale diretto con lo staff nazionale? No, non ce l'abbiamo questo canale diretto. Il nostro canale diretto era Venturino, che subito dopo le elezioni ci ha ignorato.
Salve, è la lista, tutti i candidati, c'è anche il candidato sindaco? Sì, sì. Dov'è? C'è la 7. Movimento 5 Stelle, ce n'è uno, sapete benissimo quelle che sono le regole. E quindi... Perché c'è una lista che si chiama Uno vale uno ed è un motto del Movimento 5 Stelle. Ma... Che lista è? Non lo so io che lista è, lo vado a chiedere a loro. Io sono stato individuato come il responsabile a presentare la lista del Movimento 5 Stelle. È stato votato dagli attivisti? Tutti gli altri sono nessuno. Però ci sono insomma alcuni di quelli che si sono inseriti in questa lista Uno vale uno che però erano attivisti del Movimento 5 Stelle. Questo è vero o è falso? Qualcuno di questi che conosco personalmente era attivista, è stato espulso. Come mai sono stati espulsi questi attivisti? Comportamenti scorretti. Tipo? Comportamenti scorretti, tradimento a quelli che sono i principi del movimento. Alleanze con altri partiti. Può darsi, può darsi. Intanto loro ci stanno riprendendo. Siamo diventati il primo partito in Italia e in Sicilia specialmente. E quando Grillo arriva a Paceco, in provincia di Trapani, il livore nei confronti della stampa non si è ancora assopito. Una informazione collusa, collusa, che non fa uscire nulla. È chiaro che se fate un sindaco che è anche il medico di Stanno impallando di nuovo la camera. Scusa, mi spieghi perché? Ascolta, noi vogliamo guardare però. Noi vogliamo guardare però. Ora basta. Che deve fare? Ma noi dobbiamo vedere. Se lei mette sta a fare, noi non vediamo più niente. L'eventualità. Scusami, è un logo pubblico. È un logo pubblico. È un logo pubblico, ragazzi. È un logo pubblico. Parlate di democrazia. È un logo pubblico. Non sapete nemmeno di che TV siamo. Culminato, Prodi. No, finire però. Giusto, Prodi. Io ho votato per te. Io voglio vedere. Un processo che sono 21 miliardi. Loro devi inquadrare. Loro la faccia della Sicilia che non scappa. E quando Grillo chiama sul palco i candidati sindaco della provincia di Trapani, un attivista ci fa notare un particolare. È pur vero però che la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Paceco era candidato consigliere con Martorana 5 anni fa. Quindi anche questo è un controsenso un pochettino. Quello... Lei non crede che questo passaggio, diciamo, politico dal PD al Movimento 5 Stelle possa in qualche modo danneggiarla? No, non credo proprio. Non ho rinnovato le mie tessere, sono stata 5 anni a guardare. Adesso sono stata coinvolta molto volentieri in questo movimento. Però sei stata anche assessora all'istruzione, sì, in una precedente amministrazione. Quindi mi chiedo come mai, cioè, come succede, come è possibile questa cosa, considerato che ma il Movimento 5 Stelle non ho dice condiviso. Via la politica vecchia, cioè via vecchi volti nuovi, queste persone non le conosceva, diceva, non le conoscete, diceva Grillo, sono tutti volti nuovi, volti giovani che con la politica vecchia e marcia non hanno avuto a che fare. Allora la interpreti come vuole, io ho fatto un'esperienza, benissimo, e interpreti allora una realtà di fatto, ho fatto un'esperienza da amministratore, me ne sono uscita e sono stata a guardare, adesso sono stata coinvolta di nuovo in questa e porto avanti un programma ben preciso di cambiamento. Ricordatevi anche se volete, se ne voglia, se vi piacere, dopo l'ultimo breve momento di confusione, visto che detto... Professor Becchi, per combattere il voto di scambio, come giustamente, quello che giustamente si propone il Movimento 5 Stelle in Sicilia, bisogna però strutturarsi, no, fortemente. Quello che viene fuori da questo servizio è che c'è proprio un problema di strutturazione del movimento, no? Che ha troppi centri, che troppe dispersioni, guardi, lo dicono loro stessi che ci sono questi problemi. Secondo lei che cosa sta succedendo e che cosa si può fare? Ma io ho l'impressione dai servizi che ho visto stasera che si continua con questo tentativo di screditare il movimento. Tutto quello che ho visto stasera nel primo intervento e in questo secondo intervento è soltanto mostrare il disastro, il fatto che c'è un conflitto, che c'è il contrasto. Abbiamo parlato per 2 mesi delle diarie e adesso, poiché si tratta di trovare un altro argomento... Noi delle diarie non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato dei dati elettorali, delle diarie non ne abbiamo parlato. Sì,
Sì, oggi stasera no, però insomma per due mesi si è parlato di diari, adesso bisogna cercare di vedere se tra un meetup c'è un confronto con un altro meetup e si scontrano, che quindi c'è, ma cioè, non mi sembra che è una discussione che porta molto lontano. Io invece tenterei di dare, di riprendere il dialogo, se posso, con Cacciari, che è questo. Cacciari dice bisogna, cioè, ma qui c'è una deriva, attenzione, democrazia diretta, abbiamo la democrazia rappresentativa, salviamo quella, la forma partito. Io credo che stiamo entrando in un altro tipo di società diversa, dove la sfera della Vermittlung, la sfera della Vermittlung hegeliana, e non soltanto hegeliana, sta perdendo la sua spessore. Professore, la prego. E andiamo verso... Sono le 23.37, abbia un po' di rispetto per i nostri telespettatori. Vuol dire mediazione. Sì, ma me ne vado subito. E stiamo entrando in una fase della disintermediazione, dove la mediazione è completamente superata. Cioè, se dopo volete andarvi a prendere una cosa da bere, lei e il professor Cacciari, e parlare, come si chiama, in tedesco, per me va bene, e però magari qui ci faccia capire anche a noi. E cosa devo parlare? Dei conflitti? E cosa devo parlare? Dei conflitti delle beghe che ci possono essere tra gruppi, tra persone? No, però qui non è un conflitto, è un problema di funzionamento. La domanda è molto semplice. Il funzionamento, il movimento funziona come era previsto? O ci sono dei problemi di strutturazione di un movimento che è cresciuto molto in fretta? È una domanda legittima, no? Funziona benissimo e lo vedremo nelle prossime elezioni politiche. Ve lo posso assicurare, o nelle prossime elezioni. Gualmini. Anche quelle europee che ci saranno. Lo vedremo, ecco. Sì, do incredibilmente ragione a Becchi. Queste non mi sorprendono affatto. No, se mi fate parlare, io do ragione a Becchi, cioè non ci sto nel gioco al massacro sui 5 Stelle. Andiamo a vedere. Questo non è un gioco al massacro, però, mi scusi, ora io non vorrei... No, ma non qui. Non mi pare che questo servizio fosse un gioco al massacro affatto, insomma. No, non mi riferivo qua. Sui giornali, sul fatto anche del linguaggio. Grillo è dal 2008 che dice le stesse cose. Se qualcuno si legge i suoi libri, lui parla il Parlamento come fogna nazionale, è un linguaggio che non mi appartiene, ma lo fa almeno da 5-6 anni, lo fa per richiamare i suoi, lo fa per alzare la posta, perché in campagna elettorale quello è il modo in cui lui si fa riconoscere. Cosa c'entrano le elezioni politiche con le elezioni amministrative? Nelle elezioni amministrative in moltissimi comuni i 5 Stelle si sono presentati per la prima volta. Andiamo a vedere i transfughi, le tensioni e le contraddizioni dentro agli altri partiti, scopriremo delle cose dalle consorterie ai clan, a parentopoli pazzesche, quindi io non mi stupisco se sorgono le scissioni in un movimento che è appena nato, né mi spaventa, non è un pericolo per la democrazia, di crisi della democrazia fondata sui partiti ne parliamo dagli anni 70. Se c'è un movimento che predica che al mito, l'utopia della democrazia assembleare, che non penso francamente raggiungeranno, ma che può fare da pungolo rispetto ad un sistema politico ingessato in cui i partiti non cambiano mai, non capisco cosa ci sia di male. Ma infatti è proprio questo il punto, anzi, però, l'arrivo di Grillo per combattere la sua battaglia contro il voto di scambio è meritoria ed importantissima. Il problema è che poi funziona questa organizzazione in cui possono nascere più meetup nello stesso luogo, ognuno con la sua autonomia. Questo è il problema. Noi abbiamo comunque un risultato che in taluni consigli comunali entrano per la prima volta dei consiglieri a 5 Stelle. In Emilia Romagna, dove sono entrati, non è che hanno fatto la rivoluzione, hanno governato in maniera pragmatica, si sono opposti ad alcune cose, avranno fatto degli errori, le altre le hanno fatte meglio. Dove hanno candidati credibili vincono, dove non ce li hanno non vincono. Non capisco perché ci si soffermi. Finisco solo. Dov'è il segno di novità del 5 Stelle? Beh, insomma, in Emilia Romagna? A Parma non penso che Pizzarotti stia facendo delle cose disastrose. No, ha fatto quello in maniera che doveva pragmatica. Ha fatto quello che doveva fare. E allora... perché gli altri sindaci cosa stanno facendo? Allora perché questi sono... Ma dov'è la novità? Questa è la grande novità, dottoressa. Non stiamo parlando ma di ma come la partito. Grande novità? È un la rivoluzione. Che... La rivoluzione parte da Parma. L'ha detto Grillo, non l'ho mica detto io. Ha raccolto i delusi la rivoluzione parte da Parma. L'ha detto Grillo, non io. Ma io non credo al linguaggio iperbolico di Grillo. Ah, vabbè, allora. Io vorrei sapere, ma invece di interrogarci sul linguaggio iperbolico di Grillo, perché non ci chiediamo perché 9 milioni di italiani hanno votato Grillo? O perché Grillo ha proposto il ritorno dal Porcellum al Mattarellum e nessuno ha detto niente? Nessuno ha detto niente perché i partiti non lo vogliono cambiare. Cioè, stare sul linguaggio che certamente è criticabile di Grillo non mi sembra che porti molto avanti. È quello che dicevamo della Lega, dottoressa, 20 anni fa. No, è quello che dicevamo della Lega. Ha visto i risultati.
risultati. Ma certo, è un partito di protesta. Ma la Lega non ha mai raggiunto mai il risultato del Movimento 5 Stelle. No, ma che governa tre regioni, professore, tre regioni. Ma è soltanto, radicato in una parte dell'Italia. Il Movimento 5 Stelle è radicato in tutta Italia. Con la Lega non c'entra niente. Nelle elezioni politiche. Scusate. E comunque un partito di protesta non raggiungerà mai dei livelli elevatissimi, non ripeterà probabilmente il 25%, ma se sta anche al 10% in Parlamento, ma ci stessero se vuol dire eliminare il finanziamento pubblico ai partiti e fare delle riforme. Non capisco, non lei vedo il disastro per la democrazia. Lei è convinta dell'intera privatizzazione del finanziamento dei partiti? Perché io vivo negli Stati Uniti, attenzione che è un discorso rischioso. Questo, lo so bene, sono convinta che al punto in cui siamo con il 3% di persone che hanno fiducia nei partiti, e cioè il 97% degli italiani non che pensano tempo. Che i partiti non contino niente, bisogna dare dei segnali. Però scusi, purtroppo è così. Gualmini, la domanda è questa: noi comunque ci troviamo di fronte a dei dati che non sono, diciamo, non confermano la tendenza esplosiva dei 5 Stelle alle politiche. Certo. È chiaro che i dati non sono comparabili. Ma si fermeranno, però, per certo. esempio, i sondaggi, per quello che valgono, danno nelle ultime settimane un calo costante di circa 2,5 punti a settimana dei 5 Stelle. Sì, sì, non so, cioè i sondaggi danno dei cambiamenti del 2% che esattamente. Cioè quello che le chiedo io è pensabile che ci sia in parte, scusi, no, poi ne parliamo, il tema è questo, un riassorbimento del voto del Movimento 5 Stelle nell'astensione o nel PD? Secondo lei questa tendenza di ritorno è possibile che si stia verificando, certo, oppure no? Certo, quanto più i partiti si rinnoveranno, il PD sta dando un'immagine comunque di rinnovamento, pur con le tensioni, le immagini. Certamente io non penso vada oltre il 25%. Guardate che nei sondaggi parlare di più 2 meno 2 è del tutto irrilevante. Quindi poi fare la paladina al Movimento 5 Stelle mi suona un po' bizzarro, ma comunque tendenzialmente è un partito che starà lì, farà delle cose buone o meno buone, e però non andiamo al massacro solo su di loro, ma non parlo davvero di questa trasmissione, perché allora negli altri partiti salta fuori di tutto. Ma di che massacro parliamo? Beh, le divisioni transfughi. Dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della politica di Grillo, siamo in 6 mesi in cui ogni trasmissione non fa altro che parlare di Grillo, del Movimento 5 Stelle, e per 20 minuti prima io mi sono sorbito le gesta di Grillo in Sicilia. È questo che conta, se si parla bene o male, poi. E questo è il messaggio che passa. La televisione italiana è occupata da Grillo da 6 mesi. Se non ci fosse stata questa occupazione mediatica di Grillo da 6 mesi, Grillo col cavolo che avrebbe preso il 25% alle elezioni, certo, e ancora certo. buoni risultati alle amministrative. Professor Cacciari, umilmente noi raccontiamo quello che accade. Non sento altro che parlare di Grillo. Noi raccontiamo quello che accade. Lei non può negare che il Movimento 5 Stelle sia stata una novità deflagrante del panorama dell'attualità politica italiana. Che dovevamo fare? Sì, non parlarne, perché sennò crescevano. Mi scusi, che ragionamento ragionarci. È? Ma vogliamo ragionarci. Ma quando si capisce benissimo, i partiti sono in crisi verticale. Il paese sta drammaticamente male. Vuole che non ci sia una protesta? Cosa c'è di male? Continuo a dirlo da 6 mesi, ma per fortuna che c'è Grillo, perché bene o male non è una protesta di destra, non è una protesta eversiva. Userai i toni che abbiamo sentito, ma certamente Grillo è una persona che ha una storia assolutamente democratica, e quindi, ma si figuri, meno male che c'è lui invece di quelli che ci sono in Olanda, di quelli che ci potrebbero essere in Germania domani, eccetera, eccetera. O Alba Dorata in Grecia. Questo, di cosa vogliamo continuare a parlare? D'accordissimo. A parlare tutta la vita di Grillo e di come si va su e giù. Ma Grillo è un fenomeno chiarissimo, elementare da spiegare, punto e basta. Però no? Cacciari. Parliamo della situazione della democrazia italiana, come no? Cacciari, mi scusi, quando un movimento, un leader raccoglie un consenso così enorme e improvviso, lei sa benissimo, non glielo devo dire io, poi va in una maniera o un'altra, va gestito, perché altrimenti si crea quel rischio che dice lei, cioè questa enorme bolla di voto
che già a queste comunali ha rifiutato l'offerta politica di tutti, perché il 50% ha rifiutato l'intero buffet della politica. Per forza, deve farlo. Allora, deve farlo. La mia preoccupazione... Sparisce. Nel momento stesso che fa il minimo compromesso, sparisce. Cacciari, non ho paura di Grillo, si può immaginare. Io ho paura di questi milioni di elettori che hanno investito delle enormi speranze in quest'uomo e nel suo messaggio, nei messaggi, e che si trovano inesorabilmente spaesati. No, Zuccone, io ho paura di questi altri partiti che hanno costretto milioni di elettori a investire i loro voti in Grillo. Io ho paura di costoro, io ho paura della loro impotenza, della loro incapacità, della loro incapacità di fare riforme, della loro incapacità di costruire partiti seri. Di questo ho paura, non di Grillo. Votiamo per Renzi. Che hanno rubato tantissimo. Votiamo per Renzi. Ma votiamo. Votiamo per una strategia, se c'è, che me la dicano finalmente, non come le altre primarie, che mi dicano cosa pensa Bersani, cosa pensa Renzi, cosa pensa Bersani. Per lei Renzi lo ha sentito? Cosa pensano... Lo ha sentito Renzi? La considera una possibilità, un'alternativa? Ma pensano, il problema è questo, se pensano. Beh, certamente. Io ho l'impressione che non pensino più affatto, pensano a sopravvivere, Renzi avrebbe vinto. Pensano soltanto alla loro sopravvivenza. Però bisogna vedere appunto se riescono a uscirne vivi dal congresso. Allora, professor Becchi, vorrei farle ascoltare, così si arrabbia definitivamente, il diabolico professor Sartori, che ha una cosa su Grillo. Però no, davvero, vorrei che lei rispondesse a Sartori e mi dicesse serenamente cosa pensa di quello che lui dice proprio sulla questione del movimento del partito. Sentiamo Sartori. Senta, immaginando le elezioni dirette del Presidente della Repubblica, se venisse eletto Beppe Grillo? Beh, sarebbe uno sfascio, perché Beppe Grillo è bravissimo nella denuncia, nella critica, è efficace. Le critiche, siamo tutti bravi, le so fare anch'io, soltanto lui sa moltiplicarne l'effetto mille volte, quindi tanto di cappello. Però non c'è programma positivo e soprattutto non c'è neanche un partito dietro, perché è tutto monocratico, comanda lui e il suo guru. Nella letteratura si dice che un raggruppamento politico, se non elegge candidati, movimenta, se elegge candidati diventa un partito. Ma in tal caso ci vuole una disciplina di partito e uno statuto. Lui non ha lo statuto, non ha nessuna caratteristica, quindi secondo me può entrare in Parlamento, per carità, ma non aveva il diritto né a rimborsi, né a seggi, né a fare un gruppo parlamentare, né nient'altro. Secondo lei 5 Stelle è addirittura incostituzionale come movimento? Ma in questo senso sì, e soprattutto se chiede il ripristino del mandato imperativo, che è una cosa inimmaginabile, perché il mandato imperativo ci fa ricadere nella rappresentanza medievale. I rappresentanti sono i suoi ambasciatori, vabbè, è vietato da tutte le costituzioni moderne, è un somaro, così lo dico, così mi attacca finalmente. Grillo è un somaro? È un somaro, al positivo è un somaro assoluto, non sa nulla, dice sciocchezze mai viste. Sempre, come dire, no? Coi mezzi toni. Allora, professor Becchi. Ma io ho tutto rispetto per Sartori e per, diciamo, per la persona, e quindi non mi permetto i giudizi che lui ha dato su Grillo nei suoi confronti. Però voglio dire questo, certamente il mandato imperativo in linea di principio ha ragione il professor Sartori, ma come sta in piedi il mandato imperativo con la legge attuale del Porcellum? O il mandato imperativo o il Porcellum, perché con una lista di nominati nel mandato imperativo non c'ha proprio più niente a che fare. Quindi dichiariamo incostituzionale la legge, speriamo che la consulta prima o poi lo faccia, e poi parliamo semmai del mandato imperativo. Ma insomma, veramente, cioè, qui ne spariamo una tentando di spararne sempre più grosse, poiché un movimento non può entrare nel Parlamento perché non è un partito, beh, questo proprio, e sarebbe anticostituzionale, non mi pare che ci sia scritto da nessuna parte della Costituzione. Semmai non c'è scritto nella Costituzione, all'articolo 138, che si riforma la Costituzione nominando 35 saggi e 7, poiché questi saggi non sono in grado di scrivere, 7 che saranno in grado di scrivere, e poi 40 che alla fine prenderanno quello che questi 35 più 7 hanno fatto. Sartori, è questo il nostro problema,
non il mandato imperativo che con il porcello se lo sono messi sotto il culo, il mandato imperativo. Professor Cacciari, però effettivamente c'è questo rischio di imbroglio, no? Voglio tornare al discorso delle riforme, la riforma del presidenzialismo, la riforma della Costituzione, ma noi ci avevano parlato, e su questo si imbestialisce, secondo me giustamente, Beppe Grillo e anche Becchi, ci hanno parlato della riforma della legge elettorale. Perché adesso stiamo parlando della riforma della Costituzione e non della riforma della legge elettorale? Perché, perfetta, buona domanda, perché chiaramente la legge elettorale non sono in grado di riformarla. E perché non sono in grado di riformarla? Perché con il porcellum chi è in testa, e in questo caso Berlusconi pensa di essere in testa, se si va a votare è straordinariamente favorito. Quindi per la difficoltà di affrontare la questione del sistema elettorale, che logicamente dovrebbe derivare da una decisione seria sul sistema politico nel suo complesso, perché non ho mai visto parlare di riforma elettorale senza prima che si decidesse la forma, Parlamento, governo, eccetera, perché si parla di presidenzialismo, di grandi riforme? Per nascondere l'incapacità e l'impotenza di affrontare seriamente il sistema elettorale. Dopodiché, ha ragione Becchi, è evidente che incostituzionale semmai è il porcellum, assolutamente evidente, ed è altrettanto evidente che in Parlamento ci può andare chiunque sia stato eletto, con movimenti, con partiti, con quello che vuoi. Tutto vero. Rimane la questione di fondo, sulla quale alla fine richiama l'attenzione Sartori, come mi permettevo di richiamarla io, che una democrazia senza partiti non si è mai vista, mai, e hai voglia di tirare fuori le citazioni più o meno dotte, eccetera, eccetera, non si è mai vista, perché democrazia diretta in un sistema sociale complessi, poliarchici, eccetera, come gli attuali. Beh, Cacciari, però Adriano Olivetti l'aveva pensata. È una pura idiozia, non è un'utopia, Becchi, è una pura idiozia, una pura cretineria pensare a una democrazia diretta in società complesse come le nostre. E tu lo sai benissimo. Bene, allora io farei così, adesso manderei la pubblicità, dopodiché Antonella Nonino vorrei... Va via Becchi? Sì, vi saluto perché è tardi, io domani c'ho da lavorare nell'università e quindi devo dormire anche un po'. È contento dei risultati comunque, è contento dei risultati di come sta andando? No, non mi sorprendono affatto, cioè per me non erano così rilevanti. Ha sentito Beppe Grillo? Ha ragione. Ha sentito Beppe Grillo recentemente? Il mio contatto è col movimento, io sono un movimentista, quindi il mio contatto ce l'ho con il Meetup di Genova e basta, ecco. Va bene, grazie professor Becchi. Allora, dopo la pubblicità, vi saluto, grazie a Alessandro tutti, Sortino ci porta, Antonella Nonino, tra i giovani imprenditori confindustriali, perché lei giustamente richiama sempre un principio di realtà. Cioè qui se non facciamo presto, non ci sbrighiamo, a forza di parlare di movimenti, partiti, democrazia interna, eccetera, ci scordiamo quali sono le emergenze vere del paese. Alessandro Sottiro, un pezzo satirico che ci dice però una cosa molto interessante, ci fa ripartire la discussione da qui, tra poco. Come è andata? Bene, dai. Hai mangiato bene? Sì. All'altezza della crisi? I dolci hanno buonissimo. Siamo a Santa Margherita Ligure, e il posto dal quale con molto garbo ci cacciano è la cena di gala del convegno dei giovani di Confindustria. Loro sono costruttori. Come va? Si tira avanti. Quanti anni c'hai? 24. 24? Ma costruttore a 24 anni? Uno a 24 anni... ne so, va... È un editore? No, tipografia. Tipografia. E come si è messo? Malissimo. Perché? Perché non c'è stampa. Non c'è stampa? Sì, solo stampa. Non nessuno paga e quindi è un disastro. Lo dice così. È come te lo dico? Un disastro. È un disastro. Ma ne usciremo? Secondo me sì. Come? Fra 30 anni. Ci vogliono 20-30 anni. Ma come? Perché facendo che? La gente salterà in aria, alcuni moriranno e ci saranno le nuove aziende, le nuove persone. Ma questi non salterà in aria, scusi. Non falliscono. Ci sono 40 aziende al giorno che falliscono e quindi è solo una questione di numeri, di aver pazienza. Quando saranno fallite tutte le aziende... E la gente cosa mangerà? Ah,
sarà un disastro. Cosa mangiano già oggi? Ma la più buona qual era? Aragosta? No, Aragosta. Abbiamo mangiato le lasagne, il filetto. Sì. Mamma mia, veramente, ma sì. Che tristezza. Io veramente che tristezza. Dai, puoi venire con noi al Santa Beach ora. Tanto ormai, ascolta, sta crisi c'è, no? Ha rotto i coglioni, dunque di conseguenza, per stare lì a piangersi addosso, finiamo gli ultimi risparmi e festeggiamo, ok? E anche noi, a seguito dei giovani e mesti industriali, ci dirigiamo verso la discoteca. Dai che beviamo un calice. Ok, beviamo un calice. Prima di lasciarci andare definitivamente, però, ci viene uno scrupolo. Molto interessante il workshop. Dobbiamo ancora completare il pezzo e mentre facciamo qualche altra domanda... Ti posso fare una domanda sulla cultura d'impresa che siamo qui a... Ma solo sulla cultura d'impresa vorrei fare. All'improvviso ci viene un dubbio. Ma quella ragazza di spalle non l'abbiamo già vista? Porca miseria, è Ruby Rubacuori. Una domanda sulla cultura d'impresa, Ruby, la prego. Lei è un'imprenditrice di successo. Vabbè, Ruby si volatilizza. Allora, avviliti dal fallimento per averla riconosciuta in ritardo? Perché chi ha responsabilità di governo? Non ci resta che meditare sulle dure parole che abbiamo sentito pronunciare quella mattina da Jacopo Morelli, presidente dei Giovani Industriali. Senza prospettive per il futuro, l'unica prospettiva diventa la rivolta. La storia l'ha mostrato varie volte. Le istituzioni democratiche vengono contestate e possono arrivare alla dissoluzione quando non riescono a dare risposte concrete a bisogni economici e sociali. E se persino gli industriali preconizzano la rivolta, nel frattempo, cosa ci resta da fare? Avanti, compi! 40 a te! 40 anni! Viva la rivolta! Ha sentito che hanno detto che ci vuole la rivolta? E hanno ragione. Lei è pronta alla rivolta? Certo che sì! Faccia vedere! Come la fate sulla rivolta? Con lavoro, con l'abnegazione? Io gestisco due siti di e-commerce. Sei prima o seconda generazione? Sono prima generazione. Sono terza generazione ma prima generazione. Che vuol dire? Ho ricomprato l'azienda ai genitori. C'è la crisi adesso? No. No, state bene. Noi stiamo andando molto bene. Vorremmo avere un po' di benessere noi italiani nel futuro oppure che andremo peggiorando? Che pensi? Secondo me ne abbiamo avuto troppo di benessere, quindi adesso pensiamo che non ci sia benessere, ma per molti di noi c'è comunque. Il bigliettino è tutto dato in su. Siete tutti mattacchioni in questa zona. Sì, sei un mito. La verità è questa, anche dentro il convegno c'è un clima molto più informale. C'è un mio amico che ha una Porsche Monte Carlo e sta a Milano, è targata Monte Carlo, lavora nel mondo della finanza. Dice che prima gliela rigavano, ma invece gli mettono i bigliettini ladro. I ricchi si nascondono e i pessimisti vengono allo scoperto, come Arturo Artom, imprenditore grillino. Si dovrà aprire il dibattito sull'euro, non possiamo morire così di media, tanto vale combattere sostanzialmente. No? E le uniche star che riusciamo a rintracciare sono loro. Ho fatto The Apprentice, proviamo combriatore. Combriatore? Sì. Gli imprenditori usciti dai reality. Ma com'è sobriatore? Ma Briatore è sicuramente un personaggio che fa parlare di sé. Lui ha fatto il reality combriatore, lui invece è proprio un uomo dei nostri tempi. Mi ha fatto le magliette con i nomi dei cocktail, con scritto Mojito, Cuba Libre, Spritz, cose così. Abbiamo 900 clienti in Italia, poi vendiamo negli Stati Uniti, in Russia, in Belgio. È un imprenditore di prima generazione. Ha fatto un film adesso che va a Venezia. L'attore fai? Sì, sì. Cioè imprenditore e attore? Imprenditore e attore, sì. Cerco di fare cose che mi piacciono, no? Le cose che... Ti manca il politico e sei come Berlusconi. Ma soprattutto... Mi hai fatto il grande fratello te? Sì, però non devi dirlo, eh? Non me l'hai detto? Non te l'ho detto. Ma scusami, è una cosa così importante? È importante, è una stronzata. Ma quanto tempo sei stato, ragazzi? Ragazzi, non dirò a nessuno, però. Ma come dirò a nessuno? È una vergogna, fratello. Come una vergogna, scusa? Vabbè, non è una roba nobile, no? Ma hai rimorchiato, perlomeno? Non vuoi rimorchiato dentro sé? E in questo contesto, per trovare un vero ricco, bisogna avere fortuna. Parchi di divertimento, giusto? Dov'è? Lì? Leader mondiale, sono i capelli bianchi. Lui? Un attimo,
La fidanzata? Del mondo. La sua fidanzata? Sì. Che bello. Lui è il leader mondiale delle giostre. Torniamo indietro dalla Germania. Dammi la tua carta d'identità, fatene fare un altro. Perché ho partecipato al maggio francese, ma lei non sa queste cose, come troppo no? Giovane. E quindi mi hanno fatto un rimpatrio consolare. Era un ribelle? No, perché la mia generazione, le ragazze non ce la davano. E se lei si ricorda bene, quando c'è stato il maggio francese, c'è stata anche la liberazione sessuale. Sì, quindi lei andava lì, no? Ha capito. Adesso invece? Adesso invece? La danno meglio? È più facile adesso. Era tutta un'altra cosa, no? Sì. Una volta dovevi conquistartela, adesso devi proprio solo raccoglierla, no? Ah sì? Dicono, giovani. Cioè da cacciatori a raccoglitori? Le persone come lei della sua età? Qualcosa... Ce la caviamo. Complimenti. Ce la caviamo, grazie. Aiuta insomma il successo? No, direi di sì. Ma più che il successo dico i di soldi. Sapere come trattare... No, quello è facile dirlo, no? Ma se tu sai trattare bene la gente, con rispetto, la fai sentire importante. Penso che questo sia il fattore che valga di più. Con le donne, dici? Con le donne, sto parlando di quello, sì. Si incavola? Molto. Ah, quindi il cinese le compra. Ma quanti anni avete? 26. Alla fine, però, dopo due giorni di interviste, anche noi abbiamo trovato i nostri eroi. Ma sei prima generazione o seconda? Prima. Faccio packaging. Ah, imballaggi? Sì, bustine, monodose. Hai inventato te? Sì. Fai vedere? Praticamente si piega ed esce da sotto il contenuto, vedi? Ah, ho capito, l'avete inventata voi? Abbiamo un brevetto sull'apertura, sì, siamo un'azienda piccolina che cresce. Questo ragazzo si è inventato le bustine per condire l'insalata con un'apertura comoda. Che in effetti quando tu mangi... o no, che non si apre, che si strappa. Cavolo, forse. E grazie a questa invenzione dà lavoro a un sacco di gente. Beh, adesso saremo una quarantina, credo. Quest'altro produce dei robot per miscelare le terapie e li vende agli ospedali di tutto il mondo. Quindi lei il futuro lo vede con ottimismo? Io sempre, per forza. Cioè non è che pensa che fra 10 anni è più povero di adesso? No, e perché? Perché tutti così mi stanno dicendo. Perché abbiamo questa sensazione della povertà associata al soldo, no? Ma la povertà è un'altra. Povertà interiore, no? Povertà relazioni, questa è povertà. Insomma, sapete cosa abbiamo capito? Alla fine, se questo paese si salverà, sarà merito di persone come loro, quelli che si inventano qualcosa e restano qui a produrla. I giovani imprenditori, su 13.000 associati, il 40% sono imprenditori di prima generazione. Prima aderivano al movimento più figli di imprenditori. Per cui la ricetta più saggia, sapete qual è? Lasciarli fare. Antonella Nonino, il pezzo è in forma satirica, come a volte la forma in cui si esprime il nostro Sortino, però ci racconta una cosa molto seria, che ci sono in realtà dei giovani imprenditori di prima generazione che cercano infatti una io via. Sinceramente guardando queste immagini pensavo perché per tanti imprenditori che erano qua mostrati a questo convegno ce ne sono molti di più che sono nelle loro aziende che stanno mandando avanti l'Italia, perché questa è la realtà. E, a parte che io personalmente non ho mai partecipato al... A lei non ci va... Non ci sono mai stata. Devo dire che qualche volta mi sarebbe anche piaciuto per Ma confrontarmi. Perché non la invitano? Perché non avevo tempo. Poi oltretutto nel frattempo sono diventata anche mamma, per cui se avevo qualche giornata libera cercavo di dedicarla alle mie figlie. Oppure andavo a vedermi degli spettacoli di Peter Brook perché mi piacevano di più. Però veramente ci sono imprenditori serissimi che stanno cercando di mandare avanti le proprie aziende. Leggiamo sui giornali, anche oggi c'erano degli... articoli molto importanti che parlavano dei comparti che stanno funzionando, che soprattutto le aziende ovviamente che esportano, perché le aziende che hanno come mercato solo l'Italia hanno dei grossissimi problemi. E nelle piccole e medie aziende, dove la relazione peraltro è diretta con i propri collaboratori, è veramente devastante. Però perché... la cosa che volevo domandare è questa. Il presidente dei giovani Confindustriali, Morelli, dice una cosa molto grave, cioè dice c'è un rischio di rivolta sociale nel paese. Ecco, io sinceramente non mi sarei spinta fino a tanto, però dice la realtà cosa, è questa. Lei la condivide questa analisi? E se lei parla con la gente, sì, la gente è stufa, io... in Friuli incontro ovviamente, ho una vita sociale molto, avendo anche delle bambine, parlo con un sacco di persone, con i miei collaboratori ma anche fuori, e mi fa impressione sentire la gente che dice l'ultima spiaggia e mangio tutto quello che ho messo da parte la mia famiglia perché sono rimasto senza lavoro.
e alla fine se mi rimane qualcosa è per veramente delle, cioè da persone normali, da persone e soprattutto da persone lucidissime, che non, dalle quali non ti aspetteresti delle uscite così forti, ti rendi conto che invece la gente ormai, perché la gente non ce la fa più, la gente che ha le famiglie che hanno un reddito basso, perché visto che parliamo appunto di lavoro e di imprenditori, non dimentichiamo che il cuneo fiscale in Italia è una situazione assurda, per cui il dipendente percepisce uno stipendio che è peraltro molto basso soprattutto rispetto alla media europea, ma costa all'imprenditore tantissimo. E noi dobbiamo comunque competere su un mercato globale. Ma lei l'ha vista una proposta convincente di questo governo? Qualcosa che convinca lei e i suoi lavoratori? Certo, perché continuano ad annunciarlo. Adesso le proposte che ha fatto, gli annunci che ha fatto Letta, che ha fatto il ministro dell'economia, sono assolutamente convincenti, solo che le devono attuare. Non si può continuare a dire le faremo entro fine anno, perché i tagli ovviamente non lineari, non ovviamente al welfare, ma non so, la riorganizzazione si diceva delle province, il fatto di ottimizzare la spesa pubblica nella sanità, sono tutte cose che anche togliere gli incentivi alle aziende, perché abbiamo sentito prima, mentre anche parlava Renzi, del fatto che gli incentivi vengono dati sempre alle stesse aziende, magari non vengono invece incentivate o aiutate quelle aziende che avrebbero la possibilità di crescere, il fatto che con gli ammortizzatori sociali si garantiscono sempre un certo tipo di lavoratori, ma ci e sono altri tantissimi sono fuori dal sistema delle garanzie, e questi come fanno? Devono sopravvivere, i giovani non trovano lavoro, le persone adulte e tutti gli esodati, tutta questa gente che non ha reddito, siamo in una situazione tragica. Allora l'imprenditore fa la sua parte, perché la sta facendo, però ha bisogno di tutta una serie di liberalizzazioni, di sburocratizzazione. Voglio vedere se questo governo riuscirà a farle. Ma deve farle, perché sennò va di mezzo il paese, cioè il paese Massimo sta Cacciari, crollando. Massimo Cacciari, questo, tornando per chiudere al voto, questo rafforzamento, così almeno appare, del PD con le amministrative, che conseguenze avrà secondo lei sul governo, sulle larghe intese? Rafforzerà questo governo o invece innescherà dei processi invece pericolosi per questa alleanza? No, credo che sia un risultato positivo per il governo, a parte il fatto che il PD è costretto ad appoggiare il governo comunque, perché certamente non può essere il Partito Democratico a staccare la spina, ma questo risultato potrebbe essere letto, anche se secondo me non correttamente, ma potrebbe essere giustificatamente letto come un voto positivo anche per l'azione del governo o per le speranze che il governo induce. Quindi poi il governo è formato da persone che hanno tutto da perdere ad ogni crisi, quindi saranno scompattissimi dentro il governo e quello che potranno fare lo faranno. Non ci saranno certo crisi interne al governo, endogene nel governo. La crisi può venire al momento soltanto da decisioni che possono essere prese sulla base di valutazioni varie dal PDL. Soltanto da quella parte può venire una crisi, diciamo, rapida del governo, non certamente dal Partito Democratico, oppure da un aggravamento della situazione sociale. La famosa rivolta di qui sopra, cioè se la situazione sociale diventa ingovernabile, incontrollabile, il governo allora si sfalda per questo motivo e si salvi chi può. Secondo Vittorio Zucconi questo voto inciderà sull'alleanza, rafforzerà Letta su Alfano e Berlusconi o viceversa, che cosa accadrà? Vedi Formigli, qui secondo me si è creato un paradosso, poi si dice le elezioni comunali non hanno significato, no, secondo me ce l'hanno, e qui abbiamo un PDL e una Lega che sono in completo disfacimento. Poi possiamo discutere il 5 Stelle o meno, ma è una questione molto complicata. In testa nei sondaggi nazionali, ecco, stranamente. Certamente quando si è andati a votare, Berlusconi, nelle ultime 15 giorni, il PDL e la Lega a Brescia hanno preso delle stangate terribili. La forza del PDL è nel Parlamento grazie all'appoggio del PD, perché se non avesse nemmeno l'alleanza di governo con il PD, il PDL sarebbe un partito allo sfascio, perché ci sarebbe una resa dei conti terribile all'interno del PDL in questo momento. Nota bene come Berlusconi, che ha tanti difetti ma il naso in politica ce l'ha, si è completamente chiamato fuori dal ballottaggio, è andato in vacanza, è scomparso, aveva altro da fare. Quindi abbiamo un PDL che è forte in Parlamento grazie a questo matrimonio forzato con il PD,
è debolissimo invece nel paese grazie a tutte le batoste prese in tutte le città italiane senza appello. Quindi oggi chi deve ringraziare il PDL? Il PD per questa alleanza che al paese non piace, però lo stesso PD ha avuto un'approvazione da parte degli elettori residui nelle città. Quindi siamo veramente un paese, io forse perché vivo la più parte del tempo all'estero, mi sembra un paese alla rovescia, insomma, con la testa giù e i piedi su. Non riesco a capire cosa si possa fare, come possa funzionare, come si possano aiutare le persone come la Nonnino. Io ho sempre paura che abbiamo troppa fiducia nella politica e troppa sfiducia nella politica. Vabbè, ma hanno in mano il nostro paese, devono governare. Ma l'hanno davvero in mano. Li abbiamo votati per quello. Ma l'hanno davvero in mano, non riescono a mettersi d'accordo sulle cose più banali. Dovranno, perché non penso che ci sarà molto tempo ancora per stare così. E poi allora c'è la rivolta civile, allora salta tutto. Perché adesso il governo, ma il Parlamento stesso, sta veramente facendo melina sulla pelle della gente, devono stare molto attenti. Elisabetta Gualmini, ricadute di questo voto sulle larghe intese? Ma è un segnale positivo, nel senso che Letta lo aveva detto, tra l'altro, così avrà forse più buon gioco nel dettare l'agenda e non nel farsela dettare da Berlusconi, come spesso gli viene rimproverato. Tuttavia sono due film assolutamente diversi, quello del livello locale e quello del livello nazionale. Penso che in realtà questo governo di coalizione debba avere una bandiera per funzionare, cioè i governi eccezionali, i governi così di servizio, non consueti, no? Deve avere una issue o due molto forti su cui funzionare, su cui per poi sciogliere, tutto. Su cui puntare tutto. È la disoccupazione giovanile in parte, sulle riforme in realtà io ho capito perché stanno facendo questo lungo iter, non solo perché Berlusconi non è che non vuole il ritorno al Mattarellum perché vuole il premio ipermaggioritario, di sicuro, ma anche perché lui sa benissimo che nelle competizioni precedenti, quando si è votato con la legge Mattarella, i suoi elettori, la logica del collegio non l'accettano, non lo premia e quindi non lo vuole. Allora, per ottenere da Berlusconi con il cambiamento della legge elettorale, hanno messo in piedi questa impalcatura davvero molto lunga e probabilmente anche farraginosa, quindi tanto di cappello se ci riescono. Però qualche insomma dubbio ha il sapore dello fine. Strumento dilatorio, diciamo, rispetto alle elezioni. Mi fate sentire un berlusconiano vero. Questo signore qua è il promotore dell'esercito di Silvio. Sì, buonasera. Mi permetta... Che cos'è l'esercito di Silvio? Uno si iscrive? Beh, mi permette di fare un'anticipazione. La nostra storia, anche per merito vostro che ci seguite da un anno, è iniziata un anno fa, quando abbiamo creato un'associazione per difendere ed evitare i suicidi in Veneto, per difendere gratuitamente famiglie e imprese in difficoltà gratuitamente con avvocati e solidarietà. Da lì siamo partiti perché la politica era totalmente distante dalle reali esigenze dei cittadini nel centrodestra. Questo non ha fatto scalpore, per cui noi praticamente 10 giorni fa abbiamo voluto lanciare uno scossone nel centrodestra e anticipare quello che in queste ore è abbastanza evidente, ovvero che il centrodestra è caratterizzato da un colosso che si chiama Silvio Berlusconi e da un partito di plastica dove a capo purtroppo c'è un eterno secondo come Angelino Alfano, che ha fatto dei feudi all'interno del partito, dove a capo ha messo delle persone senza capacità e con poca meritocrazia, e invece la base del partito secondo noi è caratterizzata da tantissime persone capaci, volonterose e che purtroppo restano molto spesso in disparte. E quindi che fa l'esercito? Quindi abbiamo dato questa metafora forte dell'esercito, anche se ci devono temere solo per le idee e la passione che metteremo in campo. Abbiamo arruolato 18.000 circa, mi sembra oggi, persone su tutto il territorio italiano, giovani e persone che hanno voglia, che facevano parte della società civile. E da che lo vuoi difendere, Silvio? Non si difende da noi, sé. Noi vogliamo difenderlo, innanzitutto vogliamo riabilitare quella che è la figura di Berlusconi, perché pensiamo che in questi 20 anni sia stato descritto un po' dalla stampa, sicuramente politicizzata, un po' attraverso i processi, in quello che non è Silvio Berlusconi. Vabbè. Ma dall'altra parte vogliamo difenderlo anche da quelli che all'interno stanno pensando al dopo Berlusconi. E vogliamo spingere il presidente Berlusconi a fare una rivoluzione all'interno del centrodestra, chiedendo di rifondare completamente il centrodestra. Cioè adesso, dopo questa sconfitta elettorale, che cosa deve fare Silvio Berlusconi, secondo lei? Deve ripartire da tutta questa gente appassionata. Silenzio per cortesia, e lo fatelo parlare, no? È il suo momento.
deve ripartire dalla gente appassionata sui territori che lo ama come me e deve quindi attorniarsi di persone che vogliono assieme a lui sognare il nuovo centrodestra. Ci sono tanti ragazzi che meritano di lavorare al suo fianco. In queste ore, anche stamattina, ero con 10 imprenditori. Ci sono un sacco di piccoli e medi imprenditori che dicono: se rifondiamo il centrodestra, crediamo ancora una volta in Silvio Berlusconi. Ci deve credere anche lui, però deve togliersi dei cariatidi che erano, lo avevano lasciato solo e sono risaltati in barca solo nel momento in cui hanno capito che lui era ancora il cavallo vincente. Grazie, grazie a Simone Furlan. Allora io darei la pubblicità, ci vediamo subito dopo, grazie. Allora, eccoci qua. Chiederei alla regia se ci danno i dati della Sicilia, che adesso sono abbastanza avanti. Catania, Bianco è al 50,7% su 293 sezioni scrutinate su 335. Potrebbe, diciamo, essere eletto sindaco al primo turno, anche se c'è un margine di incertezza ancora. 0,7 sopra la quota di sicurezza. Vediamo invece che cosa succede nelle altre città, capoluoghi, province siciliane. Messina al 51,8, centrosinistra Calabrò, anche qui 137 su 254, qua siamo a poco più di metà e anche in questo caso Calabrò andrebbe al primo turno se così fosse il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è al 2,7%. A Ragusa abbiamo il Movimento 5 Stelle, abbiamo il centro-sinistra al 28,9%, 66 sezioni su 71, e vediamo che tra centrodestra e Movimento 5 Stelle se la giocano per andare al ballottaggio. Sembra favorito il Movimento 5 Stelle. Vediamo infine Siracusa, dove al 31,3% c'è il centro-sinistra. Anche qui si andrà al ballottaggio, probabilmente con la lista civica di Reale oppure il centrodestra di Bandiera. Anche qua il Movimento 5 Stelle è indietro al 6,4%. Questi sono i risultati, mentre ancora non abbiamo finito. Naturalmente Grillo ce l'ha con noi, sappiamo. Ha anche un modo di esprimersi, Tessa Gualmini, molto eccessivo, molto duro. Io mi rendo anche conto che si è fatto cattiva informazione e si è dipinto in modo troppo folcloristico per troppo tempo Grillo. Secondo lei oggi questo risentimento e questo attacco che Grillo ha nei confronti di formazione, perché lui ce l'ha? Ce l'ha perché ha capito che è popolare attaccare i giornalisti così come è popolare attaccare i politici, o per quale altra ragione? Ma anche questo è un suo deplorevole e assolutamente inaccettabile vecchio cavallo di battaglia. Cioè, per Grillo le caste sono sempre state due in realtà, quindi la casta dei politici e, nel suo linguaggio, la casta dei giornalisti asserviti al potere, ai partiti, eccetera. Quindi è un altro modo per tornare alle origini e per alzare la posta in gioco e per dire: guardate che io ci sono ancora il leader. Questo grido di battaglia è sempre stato popolare e quindi ve lo ripeto, cercate di non distrarvi rispetto ai suoi, alla base, ai parlamentari. Lo trovo però del tutto inaccettabile, soprattutto non giova a Grillo. E ho visto, a dire la verità, nell'ultimissima settimana, quindi direi dopo il primo turno di amministrativo, un cambiamento, quantomeno nei parlamentari. Abbiamo visto deputati e senatori in studi televisivi, nel suo, in collegamento, Crimi. E secondo me si sono loro stessi resi conto che queste loro interviste, dove finalmente spiegano delle cose, perché dicono: non siamo sui contenuti, ma se non vengono a raccontarcele. Se è lo stesso Grillo il primo a mettere, a alzare il livello dello scontro e a non parlare dei contenuti, ma a parlare delle televisioni, dei microfoni di legno, dei giornalisti, allora è lui che sposta l'attenzione dell'opinione pubblica su questo. Esattamente. Quindi io vedo che, appunto, da attivisti e comunque parlamentari del Movimento 5 Stelle c'è un piccolo cambiamento, perché hanno capito che devono interagire con l'informazione. Non giova questa battaglia, lui lo fa però perché nelle fasi in cui lui dice siamo in guerra sa che deve cavalcare uno o due temi principalmente. Bene, grazie a Elisabetta Gualmini, grazie a Vittorio Zucconi per essere stato con noi e grazie a Antonella Nonino, ci vediamo presto. Voglio lasciarvi a un pezzo, guardate, un pezzo di Francesca Nava. C'è il professor Cacciari, tra l'altro, scusate, non so se è ancora qui con noi, lo saluto comunque
Sei in collegamento, anche ancora se ci sente. Mattina come Becchi deve poi andare a parlare noi con Becchi di niente, queste cose complicatissime. Voglio salire a questo pezzo di Francesca Nava che ci racconta, diciamo, un pezzo d'Italia che sembra davvero l'America raccontata tante volte da nelle sue cronache da Vittorio Zucconi, un'Italia incattivita e impaurita dalla crisi. Noi torniamo lunedì, grazie. Oh, oh, Sofì, bravo Benito, dormono sul mio letto con me. Tutti e due? Tutte e quattro, e se passo un moccierino loro mi svegliano. I cani secondo lei sono meglio di un sistema d'allarme? E l'allarme cosa fa? Suona e ciao. Il cane, se riesce, magari ti difende anche. Siamo in provincia di Bergamo, nella Bassa, in una zona ad altissima incidenza di furti e rapine. Quella che vedete è l'officina di Giancarlo Moroni, un'azienda elettromeccanica a conduzione familiare. Il primo furto praticamente, hanno preso questo tombino, dopo 4 o 5 volte che l'hanno lanciato contro la porta in vetro, praticamente la porta si è sfondata. Cioè hanno sfondato questo? Hanno sfondato questo, la griglia non c'era. Hanno rubato tutte le macchine, quelle più costose nel primo furto, il materiale che avevano rubato, noi non l'avevamo neanche reintegrato e loro avevano già fatto il secondo furto. La terza volta praticamente col camioncino da muratori hanno sfondato tutto, il muro, quello che è il muro, le griglie, i vetri, hanno buttato giù tutto, hanno spostato il furgone, hanno messo qua loro, l'hanno caricato e sono scappati. Nel giro di 2 o 3 notti ti trovi rovinato, che devi per forza chiudere perché ti hanno rovinato. A questo punto l'unica scelta è decidere di star qua giorno e notte e non muoversi più. Questo è l'appartamento, eh? Ah, lei è qua dove vive? Certo, è 7 anni e mezzo che sono qua. Cioè lei vive 24 ore su 24 qua dentro? Sì, perché qua hanno più diritti i delinquenti di noi lavoratori. Però quello là è la casa tua a rubare e tu ti devi difendere. E non ti puoi difendere, perché se ti difendi per sbaglio ti rovini, perché per la legge ti rovini. Quindi l'unica soluzione è fare una vita da carcerato come sta facendo lei? Sto facendo, perché starei facendo una vita schifosa come questa? Sei obbligato. Questi cosa sono? Maceti, quello più bello è questo. E quando la lama suona così vuol dire che è micidiale. Ma non ci vuole il porto d'armi per queste... No. Li compri con uno scontrino. Però possono uccidere. Certo. Ma cosa fai? Se ne trovi uno con la pistola vai a fare il cinema col coltellino, no? Non si può. E 90 su 100 sono quasi tutti armati. Con questo se non vai vicino a chi non lo tocchi. Con una pistola a 20 metri lo lasci là per terra. Questa è bella. Questa è la carabina. Il carico, tiri qua, metti il pallino qua, schiacci, chiudi e spari. I colpi della mia carabina sono i Diablo micidiali. Questi qua non sbagli un colpo. Quando uno si permette di fare del male a una famiglia, se l'ho ferito che è per terra, lo finisco, perché non merita di vivere. L'incremento di vendita di armi corte ha avuto un'impennata vertiginosa, pari al 40-50%. La più venduta è senza ombra di dubbio la Beretta 98 FS, che è la classica, oltre alla Glock, 15 colpi. Siamo arrivati veramente a un punto che la gente non ne può più. Mogli magari scettiche nell'acquistare l'arma si sono dovute ricredere dal fatto che un'arma in casa è comunque un buon deterrente. Voi non avete neanche un'idea delle persone che comunque girano armate. Quante armi al massimo può tenere ogni persona con un porto d'armi? 3 armi comuni, 6 armi sportive, 8 armi antiche e un numero illimitato di fucili da caccia. Quindi se viene dato il porto d'armi alla persona sbagliata?